Buonasera, iniziamo ufficialmente questa diretta. È sempre un piacere ritrovarvi qui con noi. Stasera siamo tornati al gran completo, ragazzi. Siamo tornati al gran completo. Stagione MLB giunta alla pausa dello Star Game. Io sono Andrea, per chi non lo sapesse, per chi non mi segue da. Non iniziato a seguirmi anche da poco. Insieme ai miei tre compagni di avventure, a partire da un granditissimo ritorno. Ciao Christian, Grazie, bentornato. Fuma grazie, Zeta, ti sei grazie mille, ciao a mancato. tutti. E Ti voi sei siete mancati mancato. a me. Stasera siamo al gran completo. Poi proseguiamo con l'uomo che mi ha accompagnato in quel di Londra, Orso. Ciao Teo, buonasera anche a te. Ciao Andre, ciao Cri, ciao Mate, ciao a tutti, buonasera a tutti. Io, se ancora non mi conoscete, sono l'admin di Media Battuta Media battuta, e esatto. sono stato ormai quasi un anno, in realtà a settembre, è quasi un anno che sono stato accolto da questi tre signori a partecipare agli eventi dell'anno, Con ovvero gran le live. piacere, con gran Grazie, piacere. grazie ancora. E chiudiamo con il nostro youtuber preferito, come recita la descrizione del suo canale, Matthew Torgard, direttamente da Parma, con una maglia incredibile. Ragazzi, noi non sapevamo niente, ce l'ha spammata 5 minuti fa. Fantastica, ciao Intanto Teo. buonasera a tutti, ciao Andre, ciao Cri, ciao Matti, intanto sento un onore e un privilegio essere qui con voi nell'appuntamento dell'anno, no? Che è già la prima diretta dove noi diciamo che i pronostici li abbiamo sbagliati tutti, quindi Esatto. sarà veramente molto divertente iniziare. Per chi chiede già che franchigie tifiamo, vi do un indizio, nessuno di noi indossa la maglia della squadra che tifa. Esatto. Ottimo. Siamo veramente fuori posizione come una forchetta nel brodo, siamo veramente imbarazzanti, però ci arriveremo con calma. Ragazzi, allora, siamo al gran completo Grande Vito. finalmente. Ciao Vito, grandissimo anche lui che è stato con noi a Londra, ci siamo divertiti un sacco, ma tra poco ne parleremo, quando arriveremo alle partite in questione. Dicevo, grande appuntamento classico ormai quasi 2 anni che facciamo queste Bello. dirette della stagione MLB, che è giunta a metà stagione e adesso inizia il gioco quello vero, come dice sempre il buon Torgard, dice, le squadre iniziano a giocare da luglio in poi. Abbiamo avuto una prima parte di stagione veramente clamorosa, ci sono stati delle squadre che si sono confermate al top della forma, come era prevedibile, e altre invece che proprio sono andate già a sud, già praticamente dopo un mese, ma tra un po' ne parliamo. Southside. Esatto, Southside, esatto, l'ho detto a sud non a caso, chi Nome. vuole intendere intenda, Nome. chi vuole intendere intenda. Comunque ragazzi, io partirei. E io vi chiedo, come al solito, facciamo una disamina dell'intera divisione in base ai risultati, poi voi mi direte le vostre opinioni sulla squadra in questione, e dando i voti A, B, C all'americana, come abbiamo sempre fatto. Quindi io partirei dall'American League East. Quindi parola, Christian, che tu sei il Oh. titolare della divisione. Abbiamo Che i meraviglia. Baltimore Orioles in prima posizione, 58-38. Maledetti. Dietro i New York Yankees a 58-40 sconfitte, e poi i Boston Red Sox, quindi Teo, l'altro titolare di divisione, poi voglio sentirti. Poi in quarta posizione abbiamo Tampa Bay 48-48 e Toronto chiude l'American League East con 44-52. Prego, Christian, che te sei uno delle migliori squadre dell'American Che League. bello, in pari merito a dirla tutta con i New York Yankees, siamo veramente lì lì. Però iniziamo dall'inizio, ecco. American League East, che secondo me rispetto all'anno scorso è leggermente meno competitiva, questa complice del fatto che ci sono due squadre che attualmente anche a livello di power rankings si trovano proprio nei bassi fondi, ovvero i Tampa Bay Rays e i Toronto Blue Jays, ai quali a entrambi ho dato una bella C e un C meno rispettivamente, perché sono proprio assenti da un punto di vista offensivo. C'è veramente poco da fare. In una lineup con Yandy Diaz e Arozarena, il top player in questo momento, per esempio, per i Rays è Isaac Paredes, il che è veramente tutto dire. Mentre dall'altra parte abbiamo dei Blue Jays che ci hanno promesso sempre questo film, mancava sempre il centesimino per fare l'euro. Adesso per fare l'euro ci mancano almeno 50 centesimi, se non di più. Cioè, veramente una cosa imbarazzante. Alleggerita quindi un pochettino la competizione all'interno di questa divisione, non per quanto riguarda la Cina, perché ci ritroviamo di nuovo Baltimore Orioles, che l'anno scorso in questo periodo erano secondi, stavano andando indietro appunto ai Rays che hanno avuto un tracollo, e i New York Yankees che sono sostanzialmente lì.
Inizierei dai Baltimore Orioles. Oh, mi fa molto piacere vedere di nuovo i Baltimore Orioles che se la stanno veramente giocando bene anche quest'anno, perché non sai mai, sono i Baltimore Orioles, è stato un fuoco di paglia o è veramente una crescita di questa squadra? Mentre possiamo tranquillamente dire che stanno confermando che questa crescita vero. C'è. È tutto è vero. Tutto vero. Ciò che è iniziato nel 2022 e che si sta propagando fino adesso è tutto vero. È una squadra che nel mese di giugno è stata la terza squadra nella storia della MLB a colpire oltre 60 fuori campo, il che, ripeto, stiamo parlando dei Baltimore Orioles, la cosa fa riflettere. Si sono riconfermati i campioni, se tra virgolette, dell'anno scorso, come Gunnar Henderson, che è soltanto secondo in fuoricampo dietro ad Aaron Judge, mentre ci sono state delle nuove aggiunte come Westberg, che è stato anche convocato all'All-Star Game. Abbiamo Corbin Burnes, il neo acquisto che sta veramente facendo bene, ha un ERA al terzo posto in tutta la MLB, quindi una squadra veramente, anche come dicono i media, profonda, compatta, e io spero veramente in bene. Dietro ci sono comunque New York Yankees, la posizione dove devono stare. Secondo me quello dell'anno scorso è stato semplicemente un scivolone sfortunato, anche appunto complice del fatto che ci sono stati veramente tanti infortuni, che quest'anno abilmente è riuscito a schivare. Uno tra tutti, per esempio, quello che ha fatto più preoccupare era quello di Aaron Judge, quando era stato scolpito sulla mano, un Aaron Judge che è sulla falsa riga della stagione del 2022, cioè i numeri sono più o meno quelli. E si vede, un Aaron Judge che sta bene significa che anche i New York Yankees stanno bene, quindi meritatissima sicuramente il posizionamento che hanno ottenuto fino a questo punto della stagione. Mentre per quanto riguarda i Boston Red Sox, io lascerei volentieri la parola al mio collega Orso. Vai, Orso, dici tutto. Parti tu, che sei l'altro titolare di divisione. Grazie, Cri. Allora, io non posso che essere felice per questo inizio, per questa prima parte di stagione dei Red Sox, per come era partita e per come sono andate le ultime due stagioni, abbastanza deludenti, ma dal roster si poteva abbastanza individuare. L'inizio è stato dei peggiori, anche la pre-season con l'infortunio di Giolito immediato e poi con i vari infortuni che si sono susseguiti sin dall'inizio. Mi viene in mente Tristan Casas in prima base, Trevor Story che ha chiuso la stagione, Brian Bello sul monte di lancio, e nonostante ciò i Red Sox sono riusciti a trovare una quadra anche tra giocatori che arrivavano dal AAA, mi viene in mente Dom Smith, e poi anche dei giovani, Cedar Rafaela è un fenomeno in difesa, in campo esterno, ora anche interbase, e poi questa è la stagione della consacrazione di Jarren Duran, che è finalmente diventato All-Star e un giocatore veramente incredibile. Tyler O'Neill aveva iniziato molto bene, si è un po' perso, ma comunque è rimasto al suo livello. Ma secondo me la vera forza dei Red Sox è il gruppo, la squadra che Alex Cora riesce a tenere insieme. E poi non c'è da sottovalutare Tanner Houck, e un'ottima rotazione Tanner Houck, che non dico che se la giochi per il Cy Young, però è tra i primi cinque, secondo me, per l'American League. Per quanto riguarda il resto, ha già detto molto Cree e sono abbastanza d'accordo. Sicuramente la division non è dello stesso livello degli altri anni, complice le cadute dei Rays e dei Blue Jays. E i Blue Jays, che erano partiti a dicembre, che stavano firmando Otani, ora sono arrivati che forse vendono agli Yankees probabilmente Vladimir Guerrero Jr., cioè il loro miglior giocatore in questo momento. E quindi si è passati dalle stelle alle stalle. I Tampa Bay Rays sono stati facilitati dagli infortuni, la situazione Wander Franco non ha aiutato, e Yandy Diaz e Rosarena non sono gli stessi degli altri anni. Per quanto riguarda gli Orioles hanno un giocatore clamoroso che a me fa impazzire, che è Gunnar Henderson, che se non esistesse Judge sarebbe già l'MVP in questo momento, ma c'è Judge che ha fatto una prima parte di stagione, penso, da Hall of Fame, non solo da MVP. E poi io penso che i Red Sox possono, se continuano così, possono puntare a una wild card, ma sono ancora un pochino dietro gli Orioles e gli Yankees. Ci sta, sono d'accordo. Direi che su Henderson, oltre a non esistere Judge, non dovrebbe esistere neanche Soto. Però vabbè, tra poco ci arriviamo. Dovrebbe esistere anche Soto, però Henderson, ricordiamo che è un 2002-2001, quindi 2001 se non sbaglio. 2001. 20, 20, 23 anni ha.
E si sta giocando un record di franchigia sulla War con un certo Cal Ripken Jr. Io non lo conosco, Cal Ripken Jr. Non so se lo conoscete voi, eh. Giocatorino, 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 come direbbe il Ponteo. No, sì, Tra esatto. l'altro, al buon Torgard passo la parola, così ci fa un'altra disamina su questa divisione. Ah, così. Ah, avete detto già tanto, nel senso che di solito un American League East ce lo si aspetta decisamente tanto competitiva. Lo è per due squadre, nel senso che Baltimore e New York Yankees stanno facendo oggettivamente un altro sport, sembrino veramente di un livello superiore alle altre. Boston sta sorprendendo in positivo perché quando si è infortunata mezza squadra io ero un po' dell'avviso di quello che resta di, e invece hanno trovato una quadra in modo abbastanza insperato e inspiegabile, però insomma. Sta facendo bene, i giocatori che ha citato Matte sono migliorati tanto e maturati, Durant su tutti, e appunto tutto il core di giovani che è stato detto. Chi delude è chi è effettivamente in fondo alla classifica. Una è una mezza delusione, perché Tampa Bay di solito con una politica del genere ha fatto sempre meglio, però mi rendo conto che non è sempre domenica, quindi ci può stare che flettano un attimino, al netto che anche Tampa Bay qualche infortunio ce l'ha. Ovviamente. La F d'ufficio l'abbiamo già all'All-Star Game ed è quella di Toronto, che il Doc aveva già detto a marzo F d'ufficio, infatti si sono rivelati quelli che sono, cioè una squadra con un monte di lancio disastroso, dei buoni giocatori sulla carta, ma che non cozzano bene insieme. E quindi molto probabilmente Toronto alla trade deadline, che ricordo per chi non segue il gioco del baseball, è il 31 luglio, potrebbe già essere tra quelle 6-7 squadre che venderanno i migliori prezzi. Poi ce lo vedo Guerrero agli Yankees, nel senso che, punto primo, gli Yankees non so quanto abbia bisogno di un prima base, perché sono già abbastanza coperti in tal senso. Dal punto di vista offensivo, però, sì, ci sarebbe bisogno come loro, secondo me, di un giocatore come Guerrero. Non ci verrà per una semplice cavolata, cioè non si tagherà mai i capelli corti. Bella, questa mi è piaciuta parecchio. No, comunque io faccio eco a tutto ciò che avete detto voi. Appunto, questa divisione siamo stati abituati negli anni ad averla tra le più competitive dell'intera Lega, se non la più competitiva. Quest'anno lo è abbastanza, però ci sono delle divisioni, cioè sono delle delusioni abbastanza importanti, tra cui Toronto, e qua ne vado fiero perché io mi sono rotto i coglioni per 3 anni di vedere questi che dicono l'anno prossimo vinciamo tutto, spacchiamo tutto, vinciamo qualsiasi cosa, e poi puntualmente fanno ridere, arrivano terzi, quarti, quinti. Quindi io F d'ufficio la do a Toronto proprio senza se ne ma, con un monte di lancio veramente imbarazzante. Gausman non sembra più lui, Berrios è diventato imbarazzante, e poi l'attacco non aiuta sicuramente. Tampa Bay, nonostante tutto, gli infortuni e tutto quello che succede, è comunque al 50% perché ha 48 vinte e perse, e poi c'è tutta questa situazione di Wander Franco che sicuramente non ha aiutato. E vabbè, lì bisognerebbe aprire un capitolo a parte, una diretta solo per parlare di Wander Franco. E vabbè, quindi evitiamo, sorvoliamo. Boston mi ha sorpreso parecchio perché a inizio anno magari la davo quarta, quinta, invece sta veramente performando nonostante abbia avuto un sacco di infortuni. Anche Yoshida non sta performando molto bene, però Duran appunto ha fatto una stagione veramente pazzesca. E Hauk, anche lui, come ha detto Teo, io lo reputo tra i 5-6 candidati al Cy Young di quest'anno dell'American League. Mentre Baltimore e New York sono veramente due squadroni. Penso siano insieme ai Phillies e ai Dodgers le squadre migliori che ci sono al momento in MLB. New York, tra l'altro, era partita un po' a rilento. Tra l'altro, Judge per tipo un mesetto non sembrava il fratello scarso. Poi un giorno si è svegliato e ha iniziato a colpire fuori campo a ripetizione. Infatti, adesso è leader in fuori campo con 34 fuori campo in totale. E ha un bel OPS plus di 200. Quindi lui è praticamente il doppio bra più bravo di un battitore normale, un battitore average. Quindi roba veramente pazzesca, e accompagnato anche da Soto, che hanno firmato ad uno stipendio veramente clamoroso, con un contratto di un anno, e sta performando. Vediamo se adesso, anche con il ritorno di Gerrit Cole, riescono a far quadrare le cose e ad andare in fondo nei playoff. Secondo me, una buona possibilità per New York quest'anno c'è. Ma passiamo ad un'altra divisione. Questa è clamorosa.
cosa, l'American League Central, che era tipo snobbata da tutti, a parte una squadra, e vabbè, però era snobbata da tutti, era reputata come una delle, esatto, come una delle squadre più, una delle divisioni più imbarazzanti dell'intera Lega. Invece ci sta regalando una squadra al comando, che sono i Cleveland Guardians, che sono praticamente una delle migliori squadre in gioco al momento, 58-37, seguiti da Minnesota con 54 vinte e 42 perse. In terza posizione ci sono degli interessantissimi Kansas City Royals, 52-45, in quarta posizione i Detroit Tigers, e chiudono quello che resta ormai dei Chicago White Sox. Io qua darei la parola a Torgard, al buon Teo, perché qua voglio sentire cosa ha da dire sui White Sox, visto che stasera ne porta onorevolmente la maglia. Allora, diciamo che non è che ne portano normalmente la maglia, ma è solidarietà alla Croce Rossa, innanzitutto. Ah, ma tra l'altro Tornando, fai vedere di chi è, tra l'altro. non so se si vede, ma è di un giocatore che è stato tagliato in questo momento, quindi era forte un tempo, raga. Vi giuro che un tempo Tim Anderson era un giocatore, adesso è stato tagliato da Miami Marlins. Ad Alessandro Parma Nettuno, non ne ho idea. Ho visto una partita del Parma quest'anno con Matteo Presente, tra l'altro, e qua ci fermiamo. Il Tornando invece alla. Field of Dreams Game, te lo ricordi? Quello del Field of Assolutamente Dreams sì. nel 2021. Anderson, Quello. mattatore totale Quello di quella partita. era, infatti, era un giocatore clamoroso, veramente l'ho vista in diretta, devo essere sincero, Anderson fece quello che fece, walk off home run. Adesso è un giocatore che è stato dai Miami Marlins, però partiamo dall'alto, no? Perché questa divisione dell'American League Central ha sorpreso, nel senso che Cleveland è semi inspiegabile, nel senso che c'ha praticamente un core di giovani più Ozer Ramirez, che è tornato quello del 2016 a quanto pare, cioè una stagione pazzesca. Sono sbocciati i fratelli Naylor su tutti Josh, che aveva fatto insomma un grande exploit. Hanno un Emmanuel Clase, che si conferma uno dei migliori rilievi closer della Lega. E tutto questo core di giovani con non delle superstar, ma una squadra solida, effettivamente una divisione così, tra virgolette, poco competitiva, li ha fatti crescere tanto. Ovvio, poteva aspettarsi magari una Cleveland in prima posizione. Certo, a essere 58 vinte, 37 perse, sostanzialmente miglior squadra della Lega per quanto riguarda l'American League, insomma, di acqua sotto i ponti ci doveva passare. Invece, tantissima roba per Cleveland, che, insomma, in una divisione che comunque non è così tanto competitiva, un po' se playoff, a meno di suicidi sportivi dell'ultimo minuto, se l'è già praticamente meritato. Minnesota sta facendo la solita stagione da Minnesota, quindi molto solida. Ha trovato un José Miranda che ha battuto una roba come una dozzina di baite consecutive, si è fermata a 13 qualche giorno fa, e il mio fantabaseball personalmente ringrazia, perché José Miranda ce l'ho io in squadra. Però insomma, quando è mancato Correa, quando è mancato Royce Lewis, che stranamente è rotto, chi l'avrebbe mai detto, Non evidentemente succede mai, Miranda ha non succede preso per mai. mano il beat, che potrebbero comunque su questo passo continuare a prendere un posto wild card. Ma poi a fine, diciamo, del recap delle divisioni spieghiamo anche ai nuovi, eventualmente, che mai recupereranno questa diretta, come funziona i playoff, la wild card, perché è un mezzo macello, soprattutto dall'altra parte. Qui mi fregio di aver detto una cosa sensata 4 mesi fa: i Kansas City Royals hanno fatto una metà di stagione incredibile per le loro potenzialità. Altra squadra che non si è cagata nessuno tranne io ho detto, ragazzi, guardate che i Royals comunque hanno un buon mercato, Bobby Witt Jr. può esplodere, Seth Lugo è una presa solida, il motore di lancio è solido. Infatti sono a una clamorosa terza posizione. I Royals hanno dato in tanking puro, cioè dovevano fare la figura che stanno facendo altre squadre in altre divisioni, invece Royals tanto bene, dovessi dargli un voto, direi una A per il potenziale che hanno. Detroit sta facendo comunque una buona stagione, 47-50, sei lì al 50%, quindi anche l'American League Central è decisamente competitiva. Certo, Detroit è quella un po' più indietro, ecco. Diciamo che Detroit delude un po' di più, secondo me, perché sostanzialmente è da anni che sta cercando di risorgere sostanzialmente dallo sfacelo e non ci stanno riuscendo. Sono cresciuti, gli manca, secondo me, quello step in più. Detto questo, possiamo parlare dei Chicago White Sox. Parlato di Progress Chicago White, Chicago. Parlate avanti. Basta, sì. Stasera è ispirato il dottore, stasera è ispiratissimo. Vai, Cristian. devi dire, No, giustamente, cioè, niente. come sparato la croce rossa, basta. Cioè, abbiamo fatto come Diciamo l'anno scorso.
Sui White Sox li possiamo ancora aggiungere. Intanto per cominciare, era dal 2009 che non capitava che non portavano un position player all'All-Star Game, e questo è già grave di suo. È la prima squadra nella storia della MLB che colleziona 70 sconfitte prima dell'All-Star Break, 71 con la partita di ieri, e la cosa più grave è che 35 di queste sconfitte sono arrivate a seguito di un vantaggio preso inizialmente dai Chicago White Sox. Quindi a livello offensivo è vero, sono assolutamente carenti, però penso che il vero problema sia non solo il monte di lancio, ma anche quello che arriva dopo dal bullpen. Una squadra che veramente... Unica luce effettivamente è questo Garrett Crochet, che è primo a livello di strikeouts, quindi è lui che, diciamo, sta mantenendo il nome dei White Sox, che appunto completamente sprofondati non solo a livello di questa divisione, ma anche ai power rankings, e chissà quale cosa riserverà nel futuro per questi ragazzi qua. La mia grande sorpresa è stata, penso anche appunto un po' quella di tutti, quella di Kansas City Royals, che l'anno scorso a questo punto della stagione avevano 26 vittorie, quest'anno ne hanno 52, quindi il doppio praticamente, è veramente un grande passo in avanti. Ha già detto tantissimo Matteo al riguardo, secondo me appunto Bobby Junior avrà un buon futuro, avrà veramente un buon futuro insieme a lui questi Kansas City Royals. Al primo posto appunto i Cleveland Guardians, ed è paradossale che nei prossimi giorni faranno il primo pick al draft, essendo comunque primi, con 5 giocatori all'All-Star Game, tra cui José Ramírez e Steven Kwan, che non so se l'aveva nominato Matteo, però è comunque in primo posto da un punto di vista di media battuta, con ben 358 di media. E, chiamatelo poco, insomma, non c'è più il grande Luis Arraez. Un'altra grande sorpresa, perché i Guardians continuano sempre a sorprendere, anche questo David Fry, un veterano delle leghe minori, che arriva così in Major League e fa un OPS di 850 e rotti. Quindi una divisione veramente interessante, come diceva già anche Matteo, rispetto all'anno scorso. L'anno scorso era praticamente l'estensione dell'American League East, continuava praticamente, talmente non c'era una squadra che aveva lo score, il rapporto vittorie sconfitte sul positivo, mentre quest'anno è una divisione con una propria idea. Entità e fa molto piacere. Sì, assolutamente. Orso, vai, chiudiamo l'American League Central con te. Allora, che cosa posso aggiungere? Se partiamo sì dai Guardians, che nonostante abbiano una rotazione falcidiata a partire dall'infortunio del solito Bieber, hanno il bullpen in assoluto migliore dell'American League, hanno l'ERA più bassa e hanno ben 23 vittorie, tutti i rilievi in totale. E come ho detto prima, c'è sì questo core di giovani, e poi c'è il solito José Ramírez, che è sempre più fenomeno. Io lo metterei nei primi 5 per l'MVP, comunque, o anche nei primi 3, non lo so. C'è Soto, quindi facciamo tra i primi 5. Ovviamente Judge e Anderson li lasciamo a parte. E, hanno fatto una partenza veramente inaspettata e veramente fenomenale. E sono i due fratelli Naylor, che sono giovani e possono garantire un ottimo futuro. Quindi per Cleveland si pronuncia, secondo me, una buona seconda parte di stagione. Minnesota sta andando bene, ma ha un problema con gli scontri diretti, soprattutto divisionali. Non ha mai vinto con Cleveland, ha perso con gli Orioles, ha perso sempre con gli Yankees, mentre sono stati quasi perfetti con tutte le altre squadre, e per questo sono al secondo posto. E dovranno vincere le prossime partite, soprattutto contro i diretti rivali divisionali. Kansas City Royals, io non amo mai tanto parlare di Kansas City, perché è una città che non amo tantissimo per un'altra squadra, ma lasciamo perdere. E, so a cosa ti riferisci, so anche a chi ti riferisci. Sì, no, ma non è, lasciamo perdere, è sottinteso, chi deve capire ha capito. E c'è Bobby Witt Jr., che è veramente già una star, nonostante la giovane età, sta raggiungendo vette, possiamo dire, potrebbe essere il nuovo George Brett della franchigia. C'è Seth Lugo, che in questo momento è al primo posto negli odds del Cy Young dell'American League, e poi ci sono i soliti Salvador Perez e il nostro grande Vinny Pasquantino. Secondo me il line-up è ancora un po' dimezzato, avrebbero bisogno di qualcosina in più. Per quanto riguarda i Tigers, secondo me hanno un'ottima rotazione, c'è Flaherty, c'è Scubal, come lo volete pronunciare,
però hanno un problema d'attacco. Ho letto che l'ultima volta che sono finiti i primi per punti segnati era il 2016, quindi hanno un problema in attacco a partire dal solito Harvey Baez, che Mamma non mia, mi ragazzi. capisco ancora di che cosa Mamma gli mia. sia successo negli ultimi anni. Un E non bastardo. lo so se la rotazione dei Tigers basterà per almeno una wild card. Per i White Sox avete già detto tutto voi, avete già detto anche tutti i numeri. So che il record peggiore della storia della franchigia per percentuale di vittorie era 49-102 del 1932. Madonna, E cinquant'anni quindi fa praticamente. La proiezione dice ci possono più o meno questo. arrivare. Quindi se riescono a battere questo record, per ora riescono ad arrivare. Non ho detto i voti, però ti direi Cleveland A, Minnesota B, Kansas City Royals D più A meno, Detroit D più e vabbè, Chicago White Sox, cosa vuoi dire? F meno meno, non lo so. R. R. Incassavo, Io pubblicare. voglio fare un piccolo inciso prima di passare alle prossime divisioni per rispondere a Diego. Ci arriviamo quando passiamo Sì, ho da American visto. League. Diciamo che l'American League Central ha due buone scelte per il futuro perché il draft in realtà c'è già stato, giusto per Stanotte. integrare quel concetto giustamente qui. La prima scelta assurda è andata a Cleveland, che si è beccato un seconda base australiano, ed è il primo Bravo. australiano draftato in tutta la storia del gioco. Luis Basazza, credo si chiami come nome, Bazzana, correggimi se Luis sbaglio. Bazzana. Basana, okay. E l'idolo di Andre, il cagnone nostro, è andato ai Royals. Andate Royals. Per chi non lo sapesse, guardate, appassionati di Major League Baseball, la scelta numero 6 al draft, prendete Ohtani come modello, questo è Ohtani, ma statunitense. E basta. Seriamente, invece, sui Sox, White Sox, Eric Feddi e Garrett Crochet, li vedremo da un'altra squadra il 31 luglio, sappiatelo. Nel mio video dedicato sul mio canale YouTube vedremo dove saranno andate, a che cifre e per chi. Oh, guarda, Teo, mi hai anticipato su tutto, guarda, hai già detto tutto quello che volevo dire, quindi perfetto. No, vabbè, comunque, Cleveland assolutamente hanno rotto il gioco, perché veramente io li vedevo come squadra nella media, come al solito. Invece, primi con distacco, i fratelli Naylor clamorosi, il monte di lancio comunque abbastanza solido, veramente, Ramirez ormai è un fenomeno dichiarato, e quindi della franchigia. Fry si è trovato veramente dalle stalle alle stelle nel giro di mezza stagione, e hanno fatto una bella presa con Bazzana stanotte, che è appunto un seconda base australiano che giocava a cricket, tra l'altro. Quindi vedete un po' le vie del baseball a cosa portano. E quindi, come voto a Cleveland, io darei una bella A piena, A più anche volendo. Minnesota sta facendo la classica stagione, buona ma non buonissima. Comunque hanno un monte di lancio abbastanza solido. L'attacco un po' deficitario, però comunque se la cavicchiano, sono sempre lì un po' nel limbo. Chi ha stupito sono i Royals, come avete detto, perché come l'occhio clinico del buon Thorgard aveva detto, hanno una squadra veramente interessante. Oltre a Bobby Witt Jr., che si sta consolidando come l'uomo icona della franchigia in sé per sé, hanno preso Seth Lugo, che praticamente nessuno gli dava più una lira, e invece è praticamente il miglior lanciatore per ERA dell'intera American League, quindi qualcosa di clamoroso. Oltre alla presa del buon Jock Caglianone, il grande italianone nostro, che spero che scelga la nostra nazionale, anche se è abbastanza improbabile, che è praticamente esatto un Ohtani, però americano, italo-americano, perché è sia un lanciatore sia uno splendido battitore, visto che in 3 anni di college ha battuto una cosa tipo 80 fuori campo, quindi qualcosa veramente di clamoroso. Poi Detroit gli diamo una C meno, perché comunque anche C normale, C d'ufficio, perché comunque hanno fatto una stagione abbastanza nella media, per le loro possibilità sono messi anche abbastanza bene. Sì, Skubal sta facendo una stagione veramente clamorosa, anche Flaherty. Il problema appunto è che l'attacco non segna, cioè ragazzi, non segna. Baez, io non so cosa gli sia successo, ho visto una partita l'altro giorno di Detroit, che ha fatto un errore. Una volta lui era il mago della difesa, ha fatto un errore che veramente, se c'ero io là in mezzo, la prendevo anche meglio alla pallina. Veramente, non so cosa gli sia successo. Per quanto riguarda Chicago, avete già detto già tutto, e sì, sicuramente quei pochi buoni tipo Feddy, tipo Robert, tipo Crochet, li vedremo in un'altra squadra il 31 luglio, e secondo me di questo passo batteranno anche il record negativo di franchigia. Cioè, stanno facendo meglio gli Oakland Athletics a ovest, però adesso ci arriviamo, perché la prossima divisione è appunto l'American League West. Quindi
Qua voglio partire dal buon Torgard, che so che ha un fetish per i Seattle Mariners, e quindi vai Teo, è tutta tua. Un fetish, diciamo, ben speso, nel senso Sì. che è da un po' di tempo che vedo Seattle come una squadra in crescita e sta concretizzando un po' questa cosa. Al netto che l'anno scorso hanno mancato i playoff, quest'anno, come un altro utente aveva detto a marzo, sono partiti dalla rotazione dei partenti, no? Perché a un certo punto qualcuno aveva giustamente azzardato a marzo: occhio che i Mariners hanno la miglior rotazione della Lega. Ora, magari sostanzialmente non saranno proprio la migliore in assoluto, ma i nomi fanno veramente paura. Luis Castillo, Logan Gilbert, su tutti. Poi hanno anche Andrés Muñoz, che è un signor closer. Insomma, aggiungi questo a un attacco solido con Julio Rodríguez, che si è svegliato dopo 3 mesi di letargo totale, oltre che tutto il core che sappiamo dei Mariners. Ecco spiegato la prima posizione, che non sorprende più di tanto. Così come non sorprende più di tanto chi è in seconda posizione, perché io da aprile, nel recap mensile che faccio sempre sul mio canale YouTube all'inizio di ogni mese, ho sempre detto: anche se gli Houston Astros sono ultimi, mai darli per morti. E infatti sono secondi, c'è tempo che ingranano un secondo, questi si svegliano, arrivano a fare i soliti Houston Astros e fidatevi, ci ritroviamo ai playoff in giro di 3 mesi. Sono una squadra che hanno sistemato un po' quello che era il grande problema dei primi 2 mesi di stagione, che era il monte di lancio, con quello che rimane però del monte di lancio, perché erano tutti rotti, Tutti eppure hanno spaccati, sì. trovato Ronel Blanco che stava facendo la signora della vita. Ora, a parte il grande no hit, Ronel Blanco era uno che ha esordito di fatto quest'anno, ma Ronel Blanco ha la mia età, cioè ha 30 anni, ok? E ha fatto un no hit, sta facendo prestazioni molto solide sul monte di lancio ed è lui il nuovo go to guy, no? Al di là ovviamente di Verlander, che è ritornato anche lui, al di là di tutti gli infortuni che hanno avuto. Insomma, gli Houston Astros, nonostante abbiano avuto qualche problema, perché José Abreu ha segnato un'altra squadra, tagliato come Tim Anderson, ok? Cioè, per dire, siamo a quel livello lì. È una squadra che non va mai data per morta, e attenzione, perché questi sono soltanto a una partita di distacco rispetto a Seattle. Quindi occhio che Houston sta facendo da Houston e sta giocando seriamente, no? Cioè da luglio in poi. Texas sta sottoperformando e onestamente dai campioni in carica mi aspettavo decisamente di più. Non che fossero primi per dispersione, quello no, ma neanche che fossero a 5 partite di distacco. È vero che le prime 3 posizioni dell'American League West sono molto molto tirate, è una divisione molto competitiva per queste 3 squadre, le altre 2 sono after the music. Però insomma, essere la terza delle 3 favorite, insomma, non bene. Secondo me i Rangers dovrebbero puntellare un po' il monte di lancio, che qualcosina insomma deve effettivamente migliorare, e chissà che magari da quelle squadre che sono un attimo in vendita come giocatori potrebbero prendere qualcosa. Cioè, i giocatori che ho citato prima, non mi stupirei uno di due vederlo ai Rangers, no? Per tappare il buco di Montgomery, no? Che è andato ad Arizona in free agency. E chiudono la classifica i Los Angeles Angels o Anaheim, che insomma, tutte le volte, un po' come Toronto, no? Cercano sempre di rilanciarsi e non ci riescono. Sono molto invece più presentabili gli Oakland Athletics, perché hanno trovato un Mason Miller, stato di grazia, miglior closer per distacco, per rendimento. Quelle poche volte che gioca sta facendo veramente gli sfracelli, ma Mason Miller è un altro che secondo me 3 luglio va via da un'altra parte. Hanno Esteri Ruiz che cerca sempre di arrivare a puntare il suo gioco sulle basi rubate, ma è un giocatore giovane che io fossi nei miei New York Mets prenderei, perché insomma copertura difensiva serve assolutamente. È una buona squadra, netto che sappiamo che l'anno prossimo non saranno più Oakland ma Sacramento. Però ripeto, è una divisione competitiva per 3 squadre e basta. Ma in generale l'American League, che è sempre un po' la lega più debole delle due, sta offrendo una competizione più, come dire, ampia, ed è una cosa molto positiva, questo sì. Assolutamente, assolutamente sì. Io passerei a Orso, vediamo che ci dice sull'American League West. Ah, provo ad aggiungere qualcosina a quanto è stato esaustivo Matte. Per quanto riguarda i Seattle Mariners, secondo me, come ha detto lui, la grande rotazione li sta tenendo lì, li sta tenendo primi, perché sono anche la squadra che subisce più strikeout, che fa più strikeout, subisce più strikeout in tutta l'American League ed è prima nella sua division. E aveva anche 10 vittorie di vantaggio, poi tra sali e scendi durante la stagione e gli Astros che si sono ripresi,
sono già a solo 2 vittorie di vantaggio. È un peccato per il crollo momentaneo che ha avuto Julio Rodriguez, però ha ancora 24 anni, quindi è ancora molto giovane, ci sta che sia discontinuo. Però ricordiamo che i Mariners l'anno scorso hanno mancato i playoff, 2 anni fa ci sono arrivati, ma ci sono arrivati via wild card e non vincono un titolo divisionale dal 2001, che è stata anche la stagione dei record. Però adesso non so quanto reggeranno. Gli Astros, dopo aver iniziato malissimo, si sono un po' ripresi, gli infortuni sicuramente non aiutano, e io mi aspetto che nella trade deadline non solo i Rangers, come ha detto Matte, ma anche gli Astros possano essere molto attivi, perché vogliono tornare ai playoff. Loro sono, diciamo, sono la squadra più presente negli ultimi anni, hanno fatto 7 o 8 championship series consecutive, certo. Fino all'anno scorso, hanno perso gara 7 l'anno scorso con gli stessi Rangers. I Rangers che sono partiti molto male, da una squadra campione in carica non ti aspetti che parta così male. Adolis Garcia, Marcus Semien stanno deludendo in attacco, perché in attacco hanno un talento, hanno veramente tanto talento, e poi ci sono la coppia di rookie che a me è sempre piaciuta moltissimo, Langford e Ivan Carter, che però non stanno rendendo per ora come ci si aspettava, ma sono anche loro molto giovani. Vediamo se riusciranno a recuperare, quindi anche loro probabilmente potranno puntare sulla trade deadline. Passando agli Angels, io ogni volta mi arrabbio quando parlo dei Los Angeles Angels, perché sono quella squadra che stanno fermi. Non fanno come mi vengono in mente i Washington Nationals, che provano, nonostante abbiano un record bruttino, provano a muoversi un pochino, no? Hanno giovani molto promettenti. Gli Angels stanno fermi, non fanno tanking, non fanno rebuilding, e quest'anno, rispetto agli altri anni, rischiano di andare alla 9ª stagione consecutiva con record negativo, e quest'anno non hanno i 2 migliori giocatori che avevano gli anni scorsi, cioè Otani, che è andato ai Dodgers, e Trout, che ovviamente si è infortunato. Esatto. Mentre per gli Oakland Athletics, tralasciando tutto quello che succede fuori, tutto il contorno, hanno anche un record migliore di alcune squadre, vedi i White Sox e le altre squadre non hanno la e Miami. E non hanno la stessa situazione, hanno una situazione diversa rispetto a tutte le altre. Sì, c'è Ruiz che prova sempre al record delle basi rubate, c'è Lawrence Butler che tra l'altro ieri l'altro ha battuto 3 fuori campo contro i Philadelphia Phillies nella stessa partita, e poi c'è il Mason Miller che lancia delle 105 miglia orarie, delle ed mine, è clamoroso. Veramente. È veramente clamoroso e fa divertire, soprattutto rende almeno più o meno divertente fa un po' divertire quelle 5 o 6 persone che sono a vedere gli Athletics in casa. Per il resto, guarda, io do un voto migliore agli Athletics che agli Angels, nonostante, anche perché non sono andati per le differenze, do un D più agli Athletics e una F agli Angels, assolutamente. E poi ai Rangers do una D e agli Astros una C più, perché si sono un po' ripresi, ai Mariners una B meno, dai, perché comunque sono primi. Va bene, nonostante comunque stasera, ragazzi, siamo cattivissimi stasera, le stiamo tirando veramente a tutti. A tutti. Vai Christian, chiudiamo con l'American West. Sono stati bravissimi loro due, hanno esaurito i miei appunti che mi ero preso su questa divisione. Provo ad aggiungere giusto 2 o 3 cosette. Ecco, vedo che Seattle è probabilmente una delle capodivisione più fragili tra le 6. Come diceva appunto anche Orso, sono quelli che hanno subito il maggior numero di strikeouts. A livello offensivo sono un pelino letardici, si è risvegliato Julio Rodriguez, però sta decisamente sottoperformando rispetto all'anno scorso. Una squadra che viene attualmente trainata soprattutto dal ricevitore Cal Raleigh, che è sempre stato buono da un punto di vista difensivo, quest'anno si sta anche un attimino mostrando da un punto di vista offensivo. Ho visto recentemente un sondaggio da parte della MLB su Instagram, che chiedevano chi, secondo i tifosi, sarebbe stata la capolista che avrebbe perso il primo posto della divisione durante il corso della seconda parte della stagione. Tutti erano abbastanza d'accordo che fossero i Seattle Mariners, che anche da un punto di vista di power ranking si posizionano decimi, la capolista più debole in termini statistici è in questo senso. Per il resto, appunto, ci sono gli Houston Astros che stanno premendo fortemente da dietro, e secondo me sarà
una questione di tempo che ci sarà il sorpasso. Per il resto, appunto, Los Angeles Angels anche per me è una squadra che mi fa sempre un po' incazzare quando bisogna parlare di loro, perché, come ha detto Orso, non fanno veramente niente, e questa qua è la loro faccia senza un Otani e con un Mike Trout di nuovo infortunato, ovvero l'assoluto nulla. L'unico All-Star è Tyler Anderson, che paradossalmente potrebbe anche essere ceduto prima ancora dell'All-Star Game, e quindi non c'è veramente limite al peggio. E Oakland Athletics, anch'io come Orso, gli ho dato un voto più positivo rispetto ai Los Angeles Angels, perché non sono turbo ultimi, e questo molto probabilmente grazie a Mason Miller. Avrei aggiunto anch'io che è veramente un reliever attualmente top of della MLB. E sì, non c'è nient'altro da aggiungere. Sì, anch'io mi unisco a tutto ciò che avete detto. Alla fine Seattle sta... Diciamo che tra le sei capodivisione è quella un po' più indietro, che vedo un po' più indietro dal punto di vista anche statistico e in senso assoluto. Rodriguez si è svegliato, vediamo se riesce a dare seguito a questa resurrezione sportiva, diciamo così. Houston invece stanno arrivando, secondo me, dopo una partenza un po' così così, appunto è questione di tempo che prima o poi passeranno davanti. Hanno trovato in blanco il loro nuovo faro sul monte di lancio, ha fatto anche un no-hitter tra l'altro, e quindi stanno provando a mantenersi competitivi, e questo gliene va dato atto, perché sono praticamente 10 anni che sono al top della MLB, più o meno anche con gli stessi giocatori, perché Bregman è ancora lì, Alvarez è ancora lì e Altuve è ancora lì, quindi è un core. Tucker è ancora lì anche lui, quindi è un core di giocatori veramente importante. Texas mi aspettavo anch'io meglio dai campioni in carica, non mi aspettavo che dominassero la divisione, perché non l'hanno mai fatto, non l'hanno fatto neanche l'anno scorso, però mi aspettavo sinceramente magari che se la giocassero un po' più vicini a Houston e Seattle, quindi partenza un po' a rilento. Va detto che stanno aspettando ancora DeGrom, che è rotto, Scherzer è tornato recentemente e Ovaldi comunque sta facendo il suo porco lavoro. Però sì, l'attacco quest'anno fa più fatica del solito. Garcia ha fatto molta fatica rispetto agli altri anni. Langford e Carter sono comunque due rookie, ma arriveranno, quindi ci sta che siano abbastanza discontinui. Seager sta tenendo un po' la baracca, sta tenendo su un po' la baracca, però appunto da solo non basta. Invece, vabbè, allora lasciamo Los Angeles per ultima, perché voglio dire solo due parole su Los Angeles. Quindi, prima Oakland, diciamo che stanno facendo una stagione per quanto possibile abbastanza presentabile. Mason Miller, credo a questo punto che verrà tradato. Esteury Ruiz sta facendo un'ottima stagione. Gelof sembra un ottimo prospetto, quindi magari per il futuro si potrebbe ripartire da lui. Invece su Los Angeles dico solo due parole e poi mi taccio. Hashtag Free Trout. Basta, finito. Non voglio dire nient'altro. Poverino. Non voglio dire nient'altro. No, vabbè, imbarazzanti. Io non ho più parole. Schifo, vergogna, disgusto. Basta, passiamo oltre. Passiamo nella National League, che è la lega più competitiva probabilmente di quest'anno. E partiamo da una divisione che ci ha visto protagonista, a me al buon Orso. Partiamo dalla National League East, dove abbiamo Philadelphia 62-34, Atlanta 53-42, New York Mets 49-46, Washington Nationals 44-53 e Miami Marlins dispersi a 33-63. Perché ci vede protagonista? Perché io e il buon Orso eravamo a Londra a vedere le London Series a inizio giugno. Quindi Teo, parola a te, racconta un po' del disagio totale di quei due giorni. No, sono stati due giorni veramente pazzeschi, due partite bellissime, un'atmosfera bellissima, abbiamo incontrato un sacco di persone, finalmente ho incontrato Andre dal vivo, che non è un'entità astratta, ma esiste realmente, quindi sono stato molto contento. Sei vero, esatto. Sono stato molto contento, è stata un'esperienza veramente clamorosa. Avrete visto, ho postato qualche foto, qualche video. Vi racconto un paio di chicche. La prima partita l'ho vista dall'esterno centro, io e Andrea eravamo in due
in due settori diversi, ma sempre in campo esterno. Sono arrivato molto presto, c'era il batting practice dei New York Mets, e tra le varie palle mi è arrivata questa, che è quella ufficiale della Major League Baseball, lanciata dalla terza base dei Mets, Mark Vientos, che da quel momento è diventato... è diventato Alex Rodriguez da quel momento, perché sta dominando in questo momento, e buon per il Matthew e buon per i Mets. Però un'altra chicca è stata la seconda partita, che è stata una partita clamorosa, e ci siamo riuniti con Andre e l'abbiamo vista insieme da dietro il dugout dei New York Mets. C'era anche Vito che è un tifoso dei Phillies. Abbiamo visto la partita, che la prima partita è stata ampiamente controllata dai Phillies e vinta anche abbastanza agilmente. La seconda partita è stata, come direbbe Higuain, una montagna russa, perché ci sono stati dei sorpassi e controsorpassi. José Alvarado, il closer dei Phillies, ha deciso di farsi divertire, farci rimanere di più alla partita e a far vincere anche i Mets. E poi siamo finiti nei video dei Mets con la nostra bandiera italiana, perché Brandon Nimmo è stato uno dei giocatori partita, il nostro Brandon Nimmo. Poi niente, lascio la parola ad Andre, perché ho già raccontato fin troppo. Se hai qualche chicca in più. Sì, ma sono stati veramente due giorni clamorosi. Io mi sono divertito tantissimo, tra l'altro io ho fatto le foto fuori con dei tifosi. Mi hanno sgamato subito che fossi italiano, perché poi, vabbè, a parte la bandiera, ma mi hanno sgamato subito, ho fatto due chiacchiere con tanti tifosi fuori, c'era proprio una bella atmosfera, mi sono divertito veramente tanto. Ho comprato questo, che è costato la bellezza di 10 sterline, ma cosa fai? Vai a Londra per la London Series e non lo compri il programma. Con sono cascato anch'io. Annesso anche lo score sheet, compilato a mano, con me, Trappolone con me, per Matteo. Sì, vabbè, ma è stata un'esperienza veramente figa. Poi ho conosciuto anche Vito, che è stato gentilissimo, ci siamo divertiti un sacco, quindi sicuramente è stata una grande esperienza, e spero di poter tornare magari l'anno prossimo, se la faranno, perché da quanto ho capito l'anno prossimo c'era in programma una serie a Parigi, ma credo sia saltata per problemi all'organizzatore, quindi si parla probabilmente di Londra 2025. Quindi spero possa tornare a Londra, perché mi sono divertito tantissimo, soprattutto la seconda partita, perché appunto eravamo praticamente a, non so, Matte, 10 metri da Bryce Harper, una cosa del genere. Sì. 10 metri da Bryce Harper. Io credo, quindi... non ci credo ancora, penso di averlo sognato, quindi non ti preoccupare. Sì. Guarda, siamo stati praticamente dietro la panchina dei Mets, vedevamo appunto i giocatori uscire. Poi un altro momento molto figo è stato quando abbiamo cantato tutti Take Me Out to the Ball Game e Sweet Caroline tra il settimo e l'ottavo inning, che ci siamo veramente divertiti di brutto. Poi il cameraman che ci inquadrava, sì. Noi gli dicevamo inquadra, noi così che ci sbracciavamo. Ci hanno inquadrato una quindicina di volte più o meno. Direi, sì, sul maxi schermo. Sì, ci hanno stalkerato 3-4 volte, è stato veramente divertente. Siamo veramente... Ah, gli highlights, è vero, Vito ci ricorda degli highlights. Siamo finiti sugli highlights di MLB su YouTube. Bellissimo. Sì, in un frame, vabbè, si vede leggermente che sia... Però... Posso dire, ciao mamma, sono sul canale della MLB ufficiale. Posso dire di essere finito sul canale dell'MLB. E poi ci hanno inquadrato anche quando cantava Jesse Glynn, la cantante, l'unica, una vera cantante pop, non come chi riempie degli stadi immeritatamente, ma una vera cantante pop, è stata molto brava. Ogni riferimento è puramente casuale. È puramente voluto. Guarda, lasciamo stare. Comunque, torniamo a parlare di baseball un attimo. Sì. Guarda, faccio io una disamina veloce della divisione, perché qua se no andiamo lunghissimi. Quindi Philadelphia, squadra numero uno della Lega, a mani basse. Atlanta, c'ha 74.000 infortuni, tra cui Acuña, quindi sta facendo comunque molto bene,
ma alla lunga gli infortuni potrebbero giocare brutti scherzi. I New York Mets sono praticamente risorti dopo la seconda dopo la vittoria in gara 2, quindi sono tornati ad un record positivo e magari beccano una wild card dall'avvento di Grimace, della mascotte orripilante che c'è da quando c'è, praticamente hanno vinto tutto. Washington, bene o male, ci sta provando nonostante il talento scarseggi, e Miami, after the music, va proprio malissimo. Quindi, qua, ecco, qua, a proposito di Miami, io passerei al buon Torgard, perché lui li aveva pronosticati come una delle squadre rivelazione. Quindi vai te, visto che sei anche il titolare della divisione. Per quanto riguarda la mia divisione, ora, al netto della maglia bellissima che porto, che per chi me lo chiedeva prima, tipo Marco, tipo, io tifo i New York Mets, quindi una squadra coinvolta nella serie, diciamo, contro Philadelphia, che è stata un po' la cartina di tornasole, un po' di questi Mets, al di là della mascotte inguardabile di un noto, come dire, marchio di fast food, che gli ha fatto fare una serie di vittorie consecutive. È stato interessante vedere un po' la conferma di questa squadra che l'avevo data in terza posizione, quarti in realtà, perché terzi erano effettivamente i Miami Marlins, secondo me, perché ho detto: sono giovani, sono una buona squadra. Se mettono a posto il monte di lancio, possono fare una prestazione presentabile? No, assolutamente no, perché sono arrivati già ultimi ed è, diciamo, già una delle poche squadre che ha la stagione a sud. Tanto è vero che a inizio maggio addirittura Luis Arraez, il miglior giocatore per media battuta degli ultimi 2 anni della Lega, è andato a fare le fortune di San San Diego. Diego. Infatti si è visto, nel senso che San Diego comunque col suo arrivo ha un attimo cambiato un attimino l'attacco, no? Che già doveva ingranare con tutti quei poveri giocatori che hanno. Ecco, Arraez onestamente ha dato seriamente quel quid in più. Andando invece a scalare la divisione, quarti sono i Washington Nationals, che sono dove dovrebbero essere, perché appunto sono una squadra, come diceva anche Matte all'inizio, che ci provano, hanno un po' di giovani interessanti, CJ Abrams per esempio, però insomma, manca anche lì un po' di ricostruzione in più. Dovrebbero puntare al draft, ma le scelte di Washington non sono così tanto alte, e poi sappiamo che il draft MLB non è come il draft NHL o il draft NBA, dove sei una seconda scelta al 55° giro e giochi subito in NBA, ogni riferimento è puramente voluto. Però, insomma, a parte una rara eccezione, seriamente, di cui parleremo dopo, quando parleremo dei Pittsburgh Pirates, il draft MLB ti fa vedere campioni o giocatori affermati e cresciuti nel sistema delle minors nel corso degli anni. Quindi Washington comunque si prenderebbe una C d'ufficio perché sta dove dovrebbe essere. I Mets, a parte appunto Grimace che ha fatto le fortune dei New York Mets e Matte che ha fatto da talismano a Mark Vientos, al di là delle battute sono migliorati un sacco, e lo dico da tifoso, da quando finalmente si sono decisi di far giocare Francisco Alvarez nel ruolo di ricevitore, perché da quando ha giocato il numero 4 dei Mets, che è uno dei migliori prospetti della squadra, un catcher veneziano di 22 anni anche lui, i Mets hanno fatto veramente salto di qualità. Dal punto di vista difensivo soprattutto, Alvarez ha potenziale anche offensivo, ma deve ancora da quel punto di vista farsi. Mi stupisce che i Mets siano lì perché dopo anni di investimenti e milioni spesi, evidentemente hanno capito che forse è meglio far giocare qualche giovane del vivaio, Mark Vientos, Brad Beatty, lo stesso Alvarez, insieme a qualche superstar, Lindor, Nimmo, Pete Alonso, peraltro unico Met all'All-Star Game, per provarci. Poi non vuol dire riuscirci, perché secondo me da tifoso Mets, se la mia squadra arriva alla wild card, sta poco lo buono. Bisognerebbe arrivare un po' indietro sulla carta, cioè magari terzi appena fuori. Finisse così, in questo momento i Mets sarebbero ai playoff come wild card. Insomma, il 31 luglio anche per loro sarà una bella disamina, mettiamola così. In seconda posizione gli Atlanta Braves, che sono secondi perché hanno mezza squadra fuori, semplicemente, altrimenti con tutti quelli che avrebbero sarebbero primi, anche superiori a questi Philadelphia Phillies, che però ragazzi sono una squadra incredibile, incredibile. I Philadelphia Phillies, così facciamo anche le lodi a Vito, al quale do un abbraccio fortissimo, sostanzialmente sono stati la prima squadra a raggiungere le 30 vittorie, la prima a raggiungere le 60, hanno un attacco spaventoso, cioè questi qui si permettono di avere Nicolas Castellanos, numero 6, numero 7, in base al tipo di line-up che hanno. Castellanos sono che farebbe il numero 4 in qualunque altra squadra MLB, qualunque, anche gli Yankees.
insomma, quando tu ti permetti un attacco del genere e hai un monte partenti molto solido, e allora è spiegata la prima posizione in tal senso, in questo modo. Quindi, no, onore a Philadelphia, che secondo me si meritano una delle poche S sottolineate di questa prima parte di stagione, perché sono una squadra clamorosa e sono la miglior squadra della Lega, dalla National League e in generale dell'MLB per un motivo, ed è giusto che siano lì. Ma vogliamo parlare di quello bravo con il 3? Giusto? Il Io casolino anche lui. la maglia di Harper, tra l'altro, adesso non si vede, non mi giro, se no ci metto 8 ore a rigirarmi e cade tutto, quindi direi di no. Però sì, grandissimo giocatore. Tra l'altro ha fatto quella scivolata incredibile a mo' di calciatore di Didier Drogba a Londra, fantastico. È stato un altro momento fantastico della London Series. Vai, Christian, dici la tua su questa bella divisione. Matteo, è stato meravigliosamente esaustivo. Philadelphia Phillies sono lì dove sono e non a caso vengono rappresentati da ben 7 All-Star, quindi un grandissimo applauso a questi Philadelphia Phillies che li vedo veramente andare profondi alla post-season anche quest'anno, perché no? Atlanta Braves, avete detto voi, tantissimi infortuni, rimangono anche a galla grazie alla rotazione splendida che hanno. C'è Lopez che ha un ERA di 1, rotti, è il primo attualmente di tutta la MLB, poi c'è anche Chris Sale che fa la sua porca figura, insomma, come diceva Matteo, se ci fosse anche la potenza offensiva sarebbero veramente lì a giocarsela contro i Philadelphia Phillies. New York Mets, a me sta cosa di Grimes mi è rimasta molto in mente, perché mentre loro erano alla London Series a divertirsi, io mi sono fatto un bel giro nel mondo della depressione. E quando si è nel mondo della depressione, diciamo che i ricordi, ci si ricorda poco delle cose, ma una cosa che mi è rimasta tremendamente impressa è stato il pitch cerimoniale di Grimace. Grimace, che per chi non lo sapesse, appunto, è l'amichetto di Ronald McDonald a forma di plagg anale, sostanzialmente viola gigante. Ed è una cosa che secondo me è importante in generale negli sport. Bellissimo. Vai, è un Mamma mia, pro. ve l'ho detto, stasera siamo cattivi, ragazzi. Stasera siamo Minchia, quella cattivissimi. mannaia che Secondo me stasera abbiamo. Mannaia. sì. Sono quelle cose cerimoniali, simboli importanti, come lo è stato per esempio l'Oca per i San Diego Padres qualche anno fa. E me la sono veramente portata dentro questa cosa, questo ricordo. È curioso che sia stato l'unico ricordo quasi di tutta l'inizio della stagione che mi sono perso per questi motivi. Washington Nationals, non ho praticamente niente da dire, sono lì ed è giusto che siano lì. Miami Marlins mi ha veramente sorpreso il tracollo che hanno avuto, perché l'anno scorso a questo punto erano secondi con uno score abbastanza interessante, mentre quest'anno sicuramente pesa l'assenza di Luis Arraez. C'è Chisholm che è discretino dalla copertina di MLB The Show, non proprio le stalle, però insomma si potrebbe fare veramente meglio. È una squadra che sta veramente sottoperformando, soprattutto da un punto di vista offensivo, perché sono penultimi in OPS, sono quelli che hanno battuto meno fuori campo di tutti. Cioè, non me lo sarei mai aspettato. Adesso magari non li davo per favoriti come Matteo, però mai mi sarei aspettato un quinto posto così catastrofico per i Marlins. Sì, assolutamente. Quindi, vedi Teo, hai preso una squadra al top che sono i Royals e una squadra in basso che sono Miami. Miami proprio toppata completamente. Vabbè, ci sta. Ma Sembra proprio Vaticano la come... tempesta, cioè, nel senso, se beccano anche Miami, cioè, grado. Come ogni anno noi facciamo i pronostici e poi puntualmente dopo 6 o 3 mesi siamo qua a Ah, dire ok, perché abbiamo sbagliato aspettate che tutto. No, trasformiamo non in ci playoff capiamo un e... cazzo, Ah, ecco. no. Esatto, Se prima o poi ci troviamo e accanniamo ulteriore segnale che noi di baseball non capiamo un sempre. cazzo. Assolutamente. Fantastico. Orso, se vuoi aggiungere qualcosa sulla Sì, divisione giocata, dici pure. faccio molto veloce. Dei Phillies avete già detto tutto voi, la miglior squadra in questo momento non solo della National League ma di tutta la Major League. C'hanno quello lì col numero 3 in prima base che Non so secondo come si me chiama. è l'MVP di questo. Esatto, non mi ricordo in questo momento. È l'MVP secondo me, per ora questa prima parte di stagione. Vanno bene in tutto i Phillies, dall'attacco alla difesa e dalla difesa, dall'attacco al monte di lancio. Scusate, un po' di football americano, in battuta e sul monte di lancio. I Braves stanno reggendo grazie alla rotazione, grazie a Chris Sale, e stanno pagando assolutamente l'infortunio di Acuña, però
l'ultimo anno che Acuña ha avuto un infortunio che gli ha chiuso la stagione, i Braves hanno vinto il campionato. Era un'altra stagione, c'erano altri giocatori, c'erano altre squadre, quindi non vuol dire niente. Per i Mets, i nostri Mets sono ripresi. Mi dispiace per Luis Torrens, che sarebbe l'altro catcher, che è quello che ha chiuso la partita in maniera incredibile, gara 2, quella a Londra, ha fatto un doppio gioco toccando col piede casa base, poi ha lanciato in prima Pete Alonso. Però oggettivamente Francisco Alvarez ha il suo perché. I Nationals sono, secondo me, nella squadra nella giusta direzione. Stanno facendo quello che non fanno gli Angels, cioè puntano sui giovani promesse. C'è un CJ Abrams clamoroso, c'è Luis Garcia, e in rotazione hanno Mackenzie Gore, e secondo me hanno un esterno centro che a me piace un casino, che si chiama Jacob Young, che secondo me può puntare al Gold Glove. Per i Marlins io mi sono segnato che sono ultimi in OBP, ultimi in slugging, ultimi in fuoricampo, ultimi in basi su ball e ultimi in punti segnati, primi per errori e secondi per punti concessi in tutta la National League. L'anno scorso hanno fatto i playoff, quest'anno stanno facendo una stagione che secondo me rasenta il ridicolo. Allora, hanno perso Luis Arraez, l'unica mossa in off-season che hanno fatto è stata prendere Tim Anderson, che l'hanno messo in DFA in questo momento. Cioè, se non è F, è F più, perché mi fanno quasi pena. F meno. Comunque, sì, cioè, io non l'ho detto, lo dico adesso, secondo me Oakland sta facendo una stagione 100.000 volte migliore rispetto a quella di Miami. Quindi... E Chicago, esatto. Ma sì, se la gioca con Chicago come squadra peggiore. Perché, come direbbe il buon Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo, che tracollo brutto. Va bene, andiamo avanti. Passiamo all'altra central. Anzi, prima rispondiamo a Vito. Anche in difesa di Trey, che fa magie ad interfase, ne vogliamo parlare. Peccato che non c'era a Londra Trey Turner, perché sarebbe stato infortunato. Porca boia. Un altro pezzo da 90 che avremmo visto dal vivo. Cioè, ci siamo persi due o tre giocatori belli, belli importanti. Ci siamo persi anche Edwin Diaz. Cioè, quando abbiamo visto la partita tirata, io e te abbiamo detto adesso entra Diaz. E invece niente. Vabbè, pazienza. Quella l'avrebbe proprio resa perfetta. È entrato Alvarado dall'altra parte. Ci ha divertito. Sì. Scusa Vito, scusa, non voglio infierire. Comunque, ragazzi, passiamo alla Central, alla National League Central, che quest'anno mi sento di dire che è la divisione forse sorpresa dell'intera MLB. Quest'anno le due Central, c'è qualcosa nel centro degli Stati Uniti che sta girando. Non lo so. Abbiamo sempre trattate male. Esatto, quest'anno si sono ribellati. Vai Cristian, io partirei da te, dici tutto. Allora, sì, decisamente come hai detto te, l'avrei detto anch'io, e le due centrali sono decisamente più interessanti quest'anno rispetto all'anno scorso. Milwaukee Brewers, tanto per cominciare, primi, questa volta in cima alla classifica, non tanto per demerito degli altri, perché l'anno scorso erano molto mediocri, erano secondi, erano davanti i Cincinnati Reds per quel fuoco di paglia che è durato veramente molto poco. Quest'anno, anche da un punto di vista offensivo, e sicuramente anche grazie al mio omonimo Christian Yelich, che non dico che sia tornato ai livelli del 2018 dove vinse l'MVP, però si sta decisamente rivelando un ottimo giocatore, quale è. St. Louis Cardinals sono stato per me la sorpresa di questa divisione. Hanno uno dei migliori closer dell'MLB, che è Hesley. In 38 games ha fatto 31 saves, che è una cosa impressionante, e dopo essere arrivati quinti, ultimi a metà stagione dell'anno scorso, hanno veramente uno score positivo quest'anno, tanto di cappello. Pittsburgh Pirates hanno Paul Skinny, che è stato draftato l'estate scorsa, mentre quest'estate parteciperà
come All-Star, ma non riesco più a parlare, evidentemente sto facendo una certa. Non ha mai perso, ha avuto 6 vittorie, non ha giocato tantissime partite, 6 vittorie, 0 sconfitte, ERA di 1,9, è veramente una grande promessa dei Pittsburgh Pirates, qualora dovesse mai rimanere lì. Cincinnati Reds, appunto, decisamente meno performanti rispetto all'anno scorso, che erano primi quasi a pari merito con i Brewers a metà stagione, mentre adesso si trovano quarti, con l'uomo del momento, magari Hunter Greening, il loro lanciatore, e Eli De La Cruz, che è sempre strepitoso, soprattutto per quanto riguarda le basi rubate, che quest'anno sono 46 e primo, e nessuno mai prima di lui è riuscito a rubare 46 basi entro l'All-Star Break. Ecco. Mentre Chicago Cubs è un ultimo posto che però è un po' traditore, perché non sono così scarsi come altri anni, e non è un ultimo posto così grave come quello dei Miami Marlins o come quello dei White Sox. Hanno il rookie, il pitcher, parlavamo prima fuori onda, Imanaga, che è l'all-star di questa squadra, mentre tutto, per il resto sono nella media, un ultimo posto che è un po' traditore perché non stanno giocando, secondo me, così male come mostra la classifica, ecco. Sì, assolutamente. Quindi sì, sono abbastanza d'accordo. Ma io passerei al von Torgard. Vediamo un po' cosa ha da dirci sulla centrale di quest'anno. Dico che la centrale della National League è la divisione più competitiva delle sei, nel senso che tra la prima e l'ultima abbiamo 8 partite, 0,5 di differenza, che in alcune leghe ci sono tra la prima e la seconda, vedi la National League East. E se noi guardiamo anche la classifica della Wild Card, che per i nuovi che mai seguono il gioco del baseball tramite le nostre dirette, è la classifica che permette alle non vincitrici di divisione di arrivare ai playoff. C'è un distacco di 3 partite e mezzo, che è niente, calcolando che abbiamo giocato poco più di 82 partite, ne mancano altrettante per arrivare evidentemente a ottobre. Ha ragione Cree quando dice che l'ultimo posto di Chicago Cubs è traditore, perché ripeto, cioè, nessuno di queste formazioni della Central, della National League, andrà a vendere, non ci credo neanche di tinto. Qualcuno comprerà e chi fa l'acquisto giusto nel miglior tempo possibile potrà fare un bel salto. I Cubs sono ultimi, ma appunto, cioè, rispetto al secondo posto sono distanti 4 partite. Basta una serie vinta 4-0 in sweep e le hai già recuperate contro i diretti avversari. Però, appunto, anche i Reds sono lì, squadra entrambe giovani con tanta prospettiva. Pittsburgh, dobbiamo parlare assolutamente di Paul Skenes, che è un altro fenomeno generazionale, cioè ne abbiamo visti tanti negli ultimi anni, ma. Ragazzi, per chi non lo conoscesse, questo qui è un lanciatore di 22 anni, 21, nel 2003 addirittura, che è stato scelto come prima scelta assoluta al draft dell'anno scorso, ha già esordito in MLB ed è già All-Star, cioè non è mai successo nella storia che una prima scelta dell'anno corrente, di fatto, perché noi dobbiamo ragionare in ottica un anno per l'altro in MLB, è arrivato non solo esordire in MLB un anno dopo, ma già a fare l'All-Star Game, cioè è un lanciatore incredibile. Peraltro ha una caratteristica interessante, cioè un lancio chiamato splinker, che sarebbe una sorta di via di mezzo tra una slider e una sinker, no? Così come Ohtani è inventata la sweeper, questo c'ha la splinker, okay? Quindi un'altra cosa che va studiata. È un giocatore che già da giovane, non che adesso non lo sia, ha vinto con Louisiana State, i Tigers sono una signora squadra a livello collegiale del mondo del baseball, e questo è arrivato pronti via, sembra un veterano, gioca da 2 mesi, incredibile. E Pittsburgh dovrebbe ripartire da lui e da O'Neill Cruz per fare evidentemente il core dei grandi campioni dei Pirates del futuro, no? Un tempo i Pirates sono arrivati ai playoff, da un po' mancano, possono evidentemente arrivare a compimento nel corso del tempo. La base però è buona. St. Louis, francamente, io non gli davo un centesimo perché dopo 2 stagioni da ultimo posto non pensavo andassero così bene, e stanno andando bene perché comunque anche loro, squadra giovane che ha rifondato e sta avendo soddisfazioni più del previsto. Milwaukee è dove dovrebbe essere, nel senso che tendenzialmente tutte le volte parte per arrivare prima, e al momento è prima, per quanto basta che stecchi una serie e c'è tutto il marasma delle altre squadre che vengono coinvolte tra wild card, primo posto, accesso diretto ai playoff, eccetera. È interessante, sarà una divisione stranamente da seguire da qua fino a ottobre, perché
se l'anno scorso dicevamo che le Central della National League e dell'American League facevano ridere, quest'anno ci fanno veramente tanto divertire. A Milwaukee, bravo Fede, torna Devin Williams, che è un giocatore che di fatto è un nuovo acquisto ed è un giocatore che può spostare gli equilibri oltre a Christian Jeric, come giustamente è stato qui. Assolutamente, assolutamente sì. Chiudiamo le opinioni sulla Central con le opinioni del buon orso. Vai Teo, tutta tua. Allora, cosa posso aggiungere? Allora, i Brewers sono veramente un ottimo inizio, nonostante il cambio manager dopo 8-9 stagioni, Craig Counsell, che è passato a un'altra squadra della stessa divisione, poi ci arriverò. Hanno secondo me un buon lineup, un Yelich che sembra tornato, non dico quello della stagione dell'MVP, ma quasi. C'è Bryce Turang, c'è Jackson Churio che è un 2004, è il giocatore più 2004. giovane di tutta l'MLB ed è pazzesco. E come ha suggerito, mi sembra Federico, che credo sì, è tornato anche uno dei closer, secondo me, migliori, non solo della National League, ma di tutta l'MLB, Devin Williams. E secondo me i Brewers, continuando così, possono puntare al titolo divisionale perché non vedo altre squadre, sì, i Cardinals, ok. Era impossibile fare peggio dell'anno scorso. Stanno andando sicuramente meglio. Io vedo un po' sul viale del tramonto sia Arenado che Goldschmidt. Arenado, soprattutto anche in difesa, che è sempre stato, secondo me, è una delle migliori terze base difensive di sempre. Se non il migliore, adesso non lo so, il migliore no, però tra i migliori di sempre. E l'ho visto un po' calato, però comunque in rotazione, in off-season è arrivato Sonny Gray, è arrivato Cal Gibson. E poi se Nolan Gorman e l'altro che è Lars Nootbaar aiuteranno gli altri due in lineup, i Cards potrebbero quantomeno provare a uno spot nella wild card, ma la corsa della National League è veramente serratissima. I Pirates sì, vanno un poco oltre la mediocrità, diciamo, in questo momento si parla di loro soprattutto per un elemento che è Paul Skins. 6 vittorie e 0 sconfitte in questo momento, direi come inizio, già partenza allo Star Game, prima scelta assoluta al draft dell'anno scorso. C'è O'Neill Cruz che fa qualcosa in battuta, c'è Bart Reynolds, ma poco o nulla, quindi stanno lì sulla soglia del record positivo, record negativo. I Cincinnati Reds hanno questo Eli Della Cruz che è veramente un alieno, probabilmente il giocatore più veloce in assoluto insieme a Ronald Acuña Jr., che però in questo momento è infortunato. Ricordiamo, non van, ho letto che non vanno ai playoff dal 2013 in una stagione completa perché loro sono andati nel 2020 quando la stagione è stata accorciata per la pandemia, però purtroppo Eli Della Cruz da solo non basta, la vera cosa negativa dei Reds è che hanno perso molte partite, almeno mi sembra, direi il doppio, me lo sono segnato ma me lo sono perso, che hanno perso di un solo punto di scarto. E quello purtroppo conta molto, soprattutto in queste stagioni in cui arrivare alla wild card c'è una competizione molto alta. I Caps sarebbero dovuti andare ai playoff l'anno scorso, non ci sono andati per due partite. Quest'anno ci si aspettava un passo in avanti, invece ne hanno fatti quattro indietro, in questo momento sono ultimi. Morel, inspiegabile quello che gli è successo dopo la bellissima stagione dell'anno scorso. Nico Hoerner, Desmond Swanson non sono quello che sono in questo momento. E poi per la rotazione, sia la rotazione che il bullpen, secondo me, sono per ora in questo momento hanno offerto prestazioni scadenti. E a parte Shohei Imanaga, va bene, però secondo me Council non ha ancora trovato la quadra per questi Caps. Quindi la vedo dura. Tra l'altro io i Caps li davo come un'eventuale rivelazione della stagione. In effetti, cioè, l'ultimo posto non è disastroso come nelle altre divisioni. Alla fine più o No, sono meno ancora in corsa, per carità. Sono sono ancora in corsa. tutti lì. Sì, sono tutti lì. Comunque i Caps hanno degli ottimi giocatori, Swanson, Bellinger, hanno Shota Imanaga che è questo pitcher arrivato dal Giappone che sta facendo veramente una stagione pazzesca. Per un momento è stato anche il favorito del Cy Young da rookie, tra l'altro, e quindi mi ha veramente stupito.
Cincinnati sta facendo un'onesta stagione, quello bravo col 44, come dice sempre il buon Torgard, si deve ancora formare, nel senso che sì, è bello da vedere, ruba le basi, corre velocissimo, ruba casa base, fa di tutto e di più, però prende ancora tanti K e ancora, si deve ancora un po' formare come giocatore. Una volta limato qualche aspetto del suo gioco, perché anche la difesa non è che sia tutta sta gran cosa, una volta che limerà questi difetti del suo gioco diventerà clamoroso. Già è bello da vedere adesso, figuriamoci poi quando diventerà un giocatore completo. Anche perché è ancora molto giovane, perché è un 2002 se non sbaglio, quindi è ancora 22 anni, ha una carriera completa davanti. Poi, passando a Pittsburgh, appunto in queste settimane si sta parlando solo di Skins, che è stato selezionato primo al draft dell'anno scorso, e veramente all'area del predestinato, perché in un anno arrivare ad esordire in MLB e fare le prestazioni che ha fatto è veramente roba veramente di alta classe, roba veramente che non si è mai vista. Quindi Pittsburgh è lì un po' nel limbo, 48-48, con un paio di aggiustamenti, magari per l'anno prossimo, perché quest'anno magari non ancora, saranno pronti per andare ai playoff. St. Louis si è ripresa finalmente, appunto non era difficile fare molto peggio dell'anno scorso. Comunque si stanno un po' carburando, anche se credo che stiano arrivando un po' a fine ciclo, perché Arenado l'ho visto un po' più scadente del solito, soprattutto in difesa che è sempre stato il suo cavallo di battaglia. Poi Goldschmidt ha praticamente 40 anni, quindi stanno arrivando un po' a fine ciclo. Invece Milwaukee, di riffo di raffa, con le trade e tutto il resto, rimangono comunque sempre al top della Central Division. Quindi un'ottima stagione e hanno praticamente lo stesso record dei Dodgers, che adesso ci arriviamo. E adesso tra l'altro rientra David Williams, che è un closer della Madonna, quindi magari perde qualcosa rispetto alle altre due cape della divisione, capoclassifica delle altre due divisioni, però io ai playoff questi qua cercherei di non affrontarli perché secondo me danno parecchie rogne. Quindi, dopo la Central Division, io arriverei alla National League West, che è la divisione titolare del sottoscritto. Finalmente siamo arrivati. Direi che stavolta Abbiamo. cominci tu, eh? Comincio io? Va bene. Direi. Allora, abbiamo in prima posizione i miei Los Angeles Dodgers, 56-41. In seconda posizione, Arizona, 49-48. San Diego, 50-49. San Francisco 47-50, Colorado ultimi a 34-63. Quindi parlando dei miei Dodgers, allora io vabbè, non so cosa dire, nel senso che dovevano essere lì e sono lì, giustamente, anche se ultimamente hanno fatto un po' fatica perché sono capitati praticamente 174 infortuni, cioè, veramente si sono rotti completamente tutti. Il monte di lancio Non era c'è troppo, nessuno, vado a lanciare io. non c'è più Vado io nessuno. perché Glasnow è rotto, Yamamoto è rotto, Otani non può lanciare, poi chi è che si è Gonsolin è spaccato? rotto. Gonsolin è rotto, Kershaw è Dusty rotto. May è rotto, Kershaw Kershaw è è rotto. rotto, sono Buehler è tutti rotto. rotti. Sì, Sì. sono tutti completamente spaccati. Si è rotto Mookie Betts in campo, che è praticamente fino a quando ha giocato è stato l'MVP quasi per distacco, però cioè, vabbè, siamo veramente una squadra fortissimi, come direbbe Checco Zalone. E, vabbè, Otani è arrivato, sta facendo molto bene e vorrebbe vedere con quello che lo pagano. E Mookie Betts, da quando si è spostato ad Interbase, veramente ha cambiato completamente il suo gioco. Poi lui è già un grande difensore di suo. E da Interbase sta facendo veramente una stagione clamorosa. E poi adesso, se è infortunato, sta giocando Rojas, che comunque è un ottimo giocatore, sta facendo molto bene anche lui. Poi, passando in seconda posizione, abbiamo un testa a testa tra Arizona e San Diego. Arizona sta facendo abbastanza bene. Loro sono reduci dalla finale dell'anno scorso in cui hanno perso, però comunque, bene o male, hanno dei giocatori che stanno performando bene, tipo Walker, tipo Marte, tipo Gallen. Il problema è che tipo Corbin Carroll si è perso nell'aereo, cioè si è perso completamente nell'aereo. Sta facendo una stagione veramente complicata, sta vivendo una stagione complicata, però comunque bene o male sono lì nel mischione wild card. Subito dietro di loro San Diego,
che si è comportata abbastanza bene, poi da quando è arrivato a Rice hanno alzato ancora di più il loro gioco, ma il fenomeno di San Diego non è stato Tatis, non è stato Bogaerts, non è stato Darvish, ma è stato Jurickson Profar, che sta facendo veramente la stagione della vita. Ha un OPS tipo 189, cioè OPS Plus di tipo 189, una roba veramente fuori dal mondo. Vabbè, San Francisco è lì un po' nel limbo, boh, non sono né carne né pesce, stanno facendo fatica soprattutto sul monte di lancio, e poi chiude Colorado che deve essere lì e appunto è lì. Save Colorado, diciamo. Ragazzi, io passerei al buon Puma Zeta, che so che simpatizza per i Dodgers, e quindi dici, Christian, sulla nature di questa. No, mi hai detto tutto tu, è veramente una squadra decimata, soprattutto per quanto riguarda la rotazione, il monte di lancio non c'è assolutamente più nessuno e devono fare affidamento sui rookie come Bobby Miller, che entrambi sappiamo non essere proprio questo lanciatore proprio stellare e così via. Me li sarei aspettati con uno score un pochettino più positivo, considerando gli acquisti e quanti soldi hanno speso durante la off-season, però comunque è un primo posto che ci sta, manca ancora tutta una metà della stagione, una volta che rientreranno anche tutti quelli della rotazione, sarà un primo posto difficile da togliere ai Dodgers. Arizona Diamondbacks, appunto, reduci sono i vice campioni in carica e attualmente quindicesimi dal punto di vista di power rankings. Anche da loro mi sarei aspettato qualcosina di più, considerando come sono andati l'anno scorso, ma manca proprio appunto il fattore Corbin Carroll, sicuramente molto importante, che non sta assolutamente performando come l'anno scorso. D'altra parte c'è il mio altro omonimo, Christian Walker, che sta compensando in questo senso. San Diego Padres, che da tenere sott'occhio, sicuramente favoriti per la wild card. Non so se ci sarà margine per arrivare fino in cima alla divisione, però stanno facendo veramente piuttosto bene. Come dicevi te, Profar, ma anche Manny Machado, non lo butterei assolutamente via, sta performando alla grande. Sicuramente meglio dell'anno scorso, e questo è già tanto dire. San Francisco Giants è per me è sempre una squadra abbastanza anonima, e lo è stato in questi ultimi anni, non ho granché da dire. Colorado Rockies, alla fine, pur essendo ultimi, se si guardano le statistiche complessive, OPS, fuori campo, media battuta, eccetera, eccetera, non è che sono poi così scarsi, sono abbastanza nella media. È un ultimo posto, 34 vittorie, è un ultimo posto anche abbastanza pesante, che però, da un punto di vista comunque di statistiche, non è così male male. Vengono cardiati da Ryan McMahon, quello che hanno pagato 70 milioni nel 2022, che attualmente è una terza base della National League abbastanza decente. Quindi, sì, beh, Colorado Rockies che sono lì, però noticchiano. Beh, dovevano essere ultimi e ultimi sono, Lì sono, lì sono. giustamente. Io passerei al buon orso, così chiudiamo la National League West e poi passiamo parola a Torgard. Allora, cosa posso aggiungere? L'unica cosa sui Dodgers posso aggiungere che io, a differenza tua, non ho pianto degli infortuni dei Red Sox come hai fatto te, e non ho il tuo payroll, quindi asciugati le lacrime, perché i Red Cry Sox hanno baby. avuto molti più infortuni e non abbiamo il vostro payroll, ma neanche di notte, non ce lo sogniamo neanche di notte. Allora, scherzi a parte, sì, gli infortuni sicuramente hanno sottoperformato in questo caso, soprattutto per colpa degli infortuni. Una cosa positiva dei Dodgers è ovviamente l'arrivo del non dell'anno del secolo, cioè Ohtani, che sta facendo una stagione clamorosa da solo battitore designato, e secondo me può provare a battere il record di franchigia stabilito da Sean Green di fuori campo, che è 49. Non lo so se ce la può fare, secondo me sì. Per gli Arizona Diamondbacks, dopo le World Series dell'anno scorso, non sembrano più aver trovato la quadra. Corbin Carroll è quasi irriconoscibile, ma anche lui era un rookie l'anno scorso, ha fatto una stagione clamorosa. Ci si poteva aspettare magari un qualcosa in meno, ma non così tanto in meno. Hanno Jock Pederson, che ormai è un ex giocatore perché si è infortunato di nuovo, sta cambiando tutte le squadre della National League West, e
Non so se dovrebbe esserci ancora una possibilità di wild card, anche se sono lì nella zona record positivo e negativo. Ricordiamo, questa è una corsa serratissima in questa, sia nella National League, ma soprattutto anche in questa division. Perché ci sono i San Diego Padres. I San Diego Padres, secondo me, sono da un sacco di anni la squadra più imprevedibile, ma anche quella più interessante. È arrivato Luis Ar è andato via Juan Soto all'inizio dell'anno, però è arrivato Luis Arraez, che, come sapete, è uno dei miei giocatori preferiti in assoluto, un contact hitter clamoroso, il più forte secondo me al momento di questa generazione. E poi sì, l'MVP, se non ci fosse Bryce Harper, ti direi Jurickson Profar, che è stato anche convocato allo Star Game, se non mi sbaglio, ed è stata la vera grande sorpresa di questa squadra. Per quanto riguarda i Giants, io mi aspettavo qualcosina di più, perché hanno fatto secondo me un ottimo off-season. Hanno preso Blake Snell, che però è irriconoscibile dopo la stagione da Cy Young dell'anno scorso. Si è infortunato il coreano Lee, che aveva iniziato molto bene. Però sono ancora lì, sono tre sconfitte sotto 5 zone 500 e possono provarci, ma da come hanno approcciato la prima parte di questa stagione non sono molto convinto. Ah, mi sono dimenticato, dei Padres. Grandissimo Jackson Merrill, secondo me Rookie of the Year. Se ce la può giocare con i Managa, però secondo me Jackson Merrill, me lo ricordo sin dalle Seoul Series che ha fatto all'inizio dell'anno contro i Dodgers. E Colorado Rockies, diciamo, sono una via di mezzo tra gli Angels e i Washington Nationals, perché non fanno tanto bene come i Nationals in ottica futura, ma non fanno così disastrosamente male come gli Angels, perché comunque hanno firmato Ezequiel Tovall per i prossimi 7 anni, insomma, è un ottimo difensore, è un ottimo battitore di potenza, ha tanti strikeout, ma è normale per un battitore di potenza. Però la rotazione secondo me è povera e fanno fatica, adesso se la giocheranno probabilmente con i Marlins per non avere il peggior record nella National League. Direi di sì. Tra l'altro, qualcuno ha notizie di Chris Bryant? Perché si dice che sia andato a Colorado per vincere qualcosa. No, qualcuno ha notizie, giusto per Sta capire. ancora lanciando la palla in prima rizzo in quelle World Oh, Series. La sta ancora Madonna lanciando in santa. questo momento. Torgard, parola a te, chiudiamo le divisioni, vai. Allora, una divisione che rispetta un po' i pronostici, seriamente parlando, nel senso che i Los Angeles Dodgers, al netto di tutti gli infortuni che hanno, dovevano essere lì e sono lì. C'è poco da dire, i Dodgers devono arrivare alla prova del 9 dei playoff, ma i playoff si giocano a ottobre, non di certo a luglio, non è che ci sia molto da dire. È una divisione competitiva molto per la wild card, perché appunto io ho visto le classifiche, ci sono 10 squadre che se la lottano per la wild card per i playoff e tre sono della National League West. Ora, i record di Arizona, San Diego e San Francisco sono molto similari, ballano diciamo un paio di partite tra queste tre formazioni. Arizona sta pagando secondo me il fatto che i giovani non sono più dei rookie ma sono dei sophomore, questo nel baseball fa tanto perché un giocatore come Carroll è vero che era mezzo rotto, come diceva Fede. Però è altrettanto vero che il giovane viene poi studiato meglio e quindi è molto difficile, a meno che non si parli di fenomeni, che questi si confermino al top come la prima stagione. Però Arizona può affidarsi su Jordan Montgomery, su Zach Gallen in particolare, non su Paul Sewald che sta sottoperformando ultimamente come closer sul multilancio, però insomma deve trovare un po' la quadra Arizona, il momentum come dicono di là. E più dalla parte di San Diego che appunto è migliorato tantissimo con Luis Arraez, ha trovato il giocatore di Curaçao, cioè Poro Far, in un modo allucinante, competitivo a non so quanti anni, parliamo di 33enne se non sbaglio, è poco più grande di me, però insomma è un giocatore che non gli davi tutto questo rendimento e invece sta facendo tanto bene. San Francisco a me è una squadra che a me sempre intriga in realtà, perché comunque dalla dinastia del 2010, 12 e 14 è una squadra che comunque nelle mie simpatie sta sottoperformando, deve un po' capire da che parte è girata San Francisco, però insomma sono due partite di distacco dalla posizione di seconda a posizione in wild card e potrebbero farcela, però il problema non sono le partite quanto le squadre davanti. Colorado è ultima con dignità, nel senso che ti dico
su questa divisione ci sta che siano effettivamente ultimi, con quattro squadre praticamente sul 50%, una materasso ci deve essere, però è una squadra presentabile, ecco, cioè il potenziale onestamente ci sarebbe, hanno due problemi sostanziali, giocano a Denver e quando giochiamo al Coors Field onestamente si fa fatica a non subire fuori campo per l'aria rarefatta e poi il monte di lancio, perché nella vita reale è un monte di lancio che fa pietà, hanno la media di punti per il giocatore schifosa, e quindi sai, capisco giocare in casa, ma anche in trasferta non è che facciano probabilmente sto granché, però sono decisamente più presentabili, diciamo, di altre formazioni che sono ultime. Se volete peraltro vedere degli ottimi Colorado Rockies, l'anno scorso ho fatto una serie, sì, MLB The Show 23, con i Colorado Rockies, la Zero to Hero Challenge, che posso annunciarlo già qua, tornerà anche quest'anno con un nuovo Vai, titolo, grande. Volevo arrivare proprio lì. Volevo arrivare proprio lì, guarda. con un'altra squadra, ci sarà sul mio canale YouTube d'inverno, in off season, con un'altra squadra, non rifaremo i Colorado Rockies, possiamo dire questo. Vediamo, vediamo poi. Chicago White Sox. Se la Interessante questo. battono, Interessante questo. ce ne sono un paio che hanno il ballottaggio vedendo le classifiche, ma Chicago non nego sia tra le candidate possibili per la Zero to Hero 2.0. Rigorosamente ultima in classifica per forza, perché sennò viene meno la Certo, tradizione, certo. come Sì. Christian le ha fatti Però, con gli Athletics. esatto, però vorrei farla con due stagioni, non con una, quindi giusto per darmi un No, po' devi del fare la Zero to male. Hero nel vero senso della parola, devi portarli a vincere le World Series nel giro di No. 2 o 3 anni. Sempre se non mi fanno fuori i Dodgers come l'anno scorso, ma quello è un altro discorso. Almeno lì abbiamo vinto qualcosa, sai com'è? Almeno lì abbiamo vinto 3-0 qualcosa. strippati malissimo al primo turno. Almeno lì si vince qualcosa, almeno nei videogiochi. Veramente. Ragazzi, abbiamo concluso la panoramica divisione. Adesso vi chiedo brevemente un prospetto playoff e chi vedete più o meno favorito, chi vedete meglio, chi vedete peggio. Una panoramica e chi vedete un po' più avanti degli altri. Vediamo, partiamo dal buon Torgard, così proseguiamo il filone. Allora, intanto io partirei dalle classifiche attuali, Sì, ad così. oggi, facciamo ad oggi. Insomma, oggi. Allora, al netto che ho le classifiche sotto perché altrimenti sostanzialmente non ci si capirebbe una mazza. Se finisse così, in questo momento passerebbero come vincitrici. Allora, piccola parentesi per chi è nuovo e guarderà anche la diretta in post produzione, in VOD. A ogni lega qualifica 6 squadre. Passano le prime 3 vincitrici di ogni divisione, quindi una per la National League East, Central e West e una per l'American League East, Central e West, più le 3 migliori squadre non vincitori di division con il miglior record, quindi le 3 wild card. C'è un tabellone che viene creato, le prime 2 formazioni hanno un bye. Poi si sfidano in un tabellone tra la 3 alla 6, terza contro sesta e quarta contro quinta, per farla molto breve. Quindi in questo momento passerebbero come vincitori di division alle semifinali di conference, diciamo un termine hockeyistico, Cleveland e Baltimore, con Seattle che affronterebbe Boston in una bella serie almeno delle 3 partite, Questa in sarebbe casa della miglior fantastica, una qualificata. serie fantastica sarebbe. Esatto, e poi avremo un onesto New York Yankees Minnesota Twins. Al netto che tra le squadre che sono in lotta per la wild card arriviamo fino, secondo me, ai campioni in carica dei Texas Rangers, quindi abbiamo altre 5 squadre che se la possono lottare. Queste squadre sono Kansas City, Houston, Tampa Bay, Detroit e Texas. Però Texas parte molto indietro, quindi attenzione che i campioni in carica potrebbero salutarci. Houston la vedo ai playoff, sicuramente, a discapito di non ne idea, probabilmente Minnesota, perché la divisione a lungo andare potrebbe andare a sud. Però, insomma, le squadre buone sono le solite, quindi Baltimore, Cleveland, New York e ovviamente Houston se ci arriva. Se Texas ci arriva, dipende come ci arriva. Seattle è l'outsider di queste squadre. Dall'altra parte passerebbero come vincitori di division direttamente alle semifinali di conference Phillies e Dodgers, i Milwaukee Brewers affronterebbero i miei New York Mets in una serie per me molto bella, però è un macello, e poi avremmo un poderoso Atlanta Braves St. Louis Cardinals come scontro
Division Series, Wild Card Series, scusate. Solo che qua abbiamo un problema perché tutte le squadre, tranne Colorado e Miami, sono in lotta per la Wild Card, perché noi arriviamo fino ai terzi ultimi classificati della National League, che sono i Washington Nationals, sono tutti in lotta, perché Washington, che è terz'ultima in questa classifica speciale, ha 6 partite di distacco dall'ultimo posto Wild Card. Non sono tante, però il problema sono le squadre davanti. Cioè, fino ai Chicago Cubs se la giocano tutte, quindi tutte le partite in National League avranno tanta, tanta garra, no? Mettiamola così. Allora, secondo me, lo dico da tifoso dei Mets, noi non andiamo ai playoff, perché secondo me ci sono squadre più quotate, vedi per esempio la stessa Arizona, San Diego, Chicago se si rimette è superiore a questi Mets, i Cardinals non li vedo ai playoff, per me implodono, e per il resto secondo me vanno su, due dalla West vanno su e scendono St. Louis e Mets. Favoriti, il payroll direi Dodgers, ma come fai a battere questi Phillies? Bella domanda. Cioè, io tifo per il tabellone Anche il payroll Phillies Dodgers in finale. del Paris Saint-Germain li vedeva vincitori qualche tempo fa, invece Sì, niente. Quindi non lo la so. squadra non si fa col payroll. No, però questi Phillies secondo me hanno la giusta carica per fare bene. Poi i playoff sono sempre un altro sport, quindi cioè, prendete quello che diciamo e buttatelo nel cestino, perché cioè, la finale potrebbe essere benissimo Mets contro Baltimore, per quanto ne sappiamo, e invece magari i pronostici dicono Los Angeles contro New York Yankees, che è sempre quella che salterà fuori anche a ottobre. È un bel macello, attenzione alla National League che ci farà ripartire, ecco, dico solo questo. Allora, visto che mi hai menzionato i Baltimore Orioles alle World Series, io passerei a Christian, che penso sia un suo desiderio ardente. No, Chris, dimmi No, tutto. sarebbe assolutamente bello, ma diciamo che non è più così tanto inverosimile come qualche anno fa, per quanto molto molto difficile, perché quest'anno non lo so se riusciranno a tenere il primo posto fino alla fine. Ci sono dei New York Yankees veramente molto agguerriti e poi c'è il fattore Boston Red Sox non da sottovalutare. Secondo me però, almeno dal punto di vista di American League, i playoff si profileranno molto similmente a quelli dell'anno scorso, cambiando secondo me qualche squadra appunto all'interno dell'American League East, ovvero Boston Red Sox che andranno alla wild card, mentre i Rays e i Blue Jays che saranno fuori dai giochi. Favoriti per me dell'American League sono senz'altro, per quanto non sia un grande simpatizzante, però quest'anno i New York Yankees sono partiti bene, hanno il roster per fare bene, quindi non vedo perché non dovrebbero arrivare fino in fondo. Il cuore naturalmente dice speriamo tanto che i Baltimore Orioles ce la possano fare, naturalmente, però è ancora lunga. Per quanto riguarda la National League, mi associo sostanzialmente a quello che ha detto Matteo, vedo anch'io come le due favorite chiaramente i Phillies e i Dodgers e ho veramente poco da aggiungere al riguardo, ecco. È poi sempre difficile fare questo tipo di previsioni a metà stagione. Sì, esatto, a luglio è un po' complicata. Vai Orso, chiudiamo con le tue previsioni, poi dico le mie e poi ci salutiamo. Allora, partendo dall'American League, sicuramente ci sarà una lotta all'ultimo sangue, secondo me, tra Yankees e Orioles per il primo posto nella division. Poi, i Guardians, se non si perdono e continuano così, possono anche avere il bye, quindi una fra Orioles e Yankees e i Guardians potrebbero avere il bye. I Mariners possono tenere, chi lo sa, perché comunque ci sono gli Astros e poi dopo si andrebbe a switchare, cioè se gli Astros superano i Mariners, i Mariners diventerebbero squadra da wild card. E la wild card lì è una bella corsa, perché sì, ci sono i miei Red Sox che in questo momento stanno andando molto bene, però possono avere dei blackout tranquillamente. Ricordiamo che non è previsto che si faccia wild card e poi abbiamo anche la trade deadline da vedere come andrà. Non aggiungo altro, passando alla National League, sì, i Phillies e i Dodgers sono assolutamente i favoriti. Per quanto riguarda i Braves, ma i Braves sicuramente nonostante non sia la loro miglior stagione, si guadagneranno la wild card, anche perché hanno un ottimo record, ma i Phillies sono irraggiungibili. E poi sì, è molto interessante perché i Padres spingono, i Mets in questo momento spingono, ci sono sempre i Cardinals,
Vedremo, vedremo, è molto interessante. Non dico altro perché poi mi rovino, quindi lascio la Sì, parola a no, te, Andrea. ma tanto, no, esatto, ma tanto qua, cioè, io sto dicendo giusto perché se facciamo previsioni, magari diciamo, che ne so, Baltimore Dodgers e poi, non so, vanno Boston con, che ne so, San Francisco, così, finale esotica, Un po' come non l'anno lo so. scorso, non penso che nessuno si sarebbe mai aspettato il No, record di vedere i no, no, no. Rangers contro No, gli direi Yankees. proprio di no. Arizona, chi è che l'aveva detto Arizona? Nessuno, ma Texas, men che meno, Teo, secondo avevi detto, la squadra del uno. È vero, destino. sì. È vero. Ma l'ho detto, sì, ma l'ho detto a ottobre, non l'ho detto a luglio, cioè ottobre è un po' più Vabbè, semplice. comunque, ecco, Vito continua a dire mi gratto, mi E gratto. fai No, bene. dai. Fa Vabbè. benissimo. Una toccatina sanatoria fa Ci sempre bene. Comunque, passando alle mie previsioni, io vedo Baltimore come una delle favorite in American League, insieme a New York sicuramente. Cleveland, magari se continua così e stanno sul pezzo, potrebbero dare fastidio ai playoff, perché sono una squadra veramente quadrata, magari danno fastidio soprattutto al primo turno. Seattle, sinceramente, non li vedo restare al comando, quindi magari Houston riusciranno ad arrivare ancora ai playoff. E poi sappiamo che Houston è una squadra costruita apposta per i playoff, loro sono proprio programmati per performare ad ottobre. Tornando invece alla National League, io vedo Philadelphia davanti. Scusami, Vito, però è oggettiva la cosa. Quindi Philadelphia davanti a tutti, con Atlanta che, se magari qualcuno rientra dagli infortuni, riesce a fare la sua onesta figura. E poi vedo anch'io, e qua mi gratto io, vedo i Dodgers abbastanza favoriti, sempre ammesso e non concesso che tornino i lanciatori di mestiere sul monte di lancio, che è un tema abbastanza importante. Quindi io sinceramente la vedo così. Quindi ragazzi, siamo arrivati al termine di questa lunghissima traversata, sono quasi 2 ore di Madonna. live. Mi dispiace per voi che Io. la dovete montare, mi dispiace un sacco Sì. ragazzi. Comunque passiamo a momento spam e ai saluti generali. Io partirei dal buon compagno londinese Orso Matteo, amministratore della pagina Media Battuta. Grazie Matteo, sempre un piacere averti qui con noi e grazie della compagnia che mi hai fatto a Londra. Vai, momento spam è tutto tuo, vai. Grazie Andre, è stato fantastico, è stato un onore dividere quella gioia con te. E ringrazio anche Cri e Matt che mi ha fatto compagnia sia stasera, ma in realtà ci sentiamo tutti i giorni per commentare un po', no? La stagione. Momento spam, allora sì, io ho media battuta, seguitemi tutti, ormai compirà 2 anni a settembre, quindi siamo lì per il secondo, stiamo per entrare nel terzo anno. Nel terzo anno. Che altro? Io ho anche un'altra pagina che si chiama SEC Magazine che parla di football americano, che non so se vi lascerà il link Matthew, che lui è l'esperto di mettere il link nei commenti. E poi io, Matthew e Andre, insieme a un altro ragazzo, Maximilian, gestiamo una pagina di hockey su ghiaccio, Face Off Italia, sempre su Instagram. Adesso è off season, ma comunque siamo attivissimi per raccontarvi storie delle franchigie e della Lega. Quindi grazie mille a tutti per avermi ascoltato e avermi sopportato. Grazie a te, Matte, grazie a te. Passiamo all'altro Matte, l'altro che ci raggiungerà a Londra prima o poi, vero? Dottor Esatto. Torgard? Posso Prego, confermare anche perché io dall'anno momento prossimo ho il spam. passaporto rinnovato, quindi è tutto regolare. Allora, io parlo di baseball e di tanti altri sport clamorosi, non su Instagram, bensì su YouTube. Per chi recupererà la diretta, diciamo domani, è in versione integrale sul mio canale, che per chi volesse è clippato effettivamente qui nei commenti. Quindi anche lì passate, iscrivetevi anche perché ho il milestone dei 300, siamo ai 270, che non è male, ma per le World Series dovrei arrivare a 300, quindi pompiamolo un attimo questo canale qua. Verrà appunto ricaricata sul mio canale YouTube, che trovate in descrizione, o sul mio profilo Instagram integralmente. Sul canale di Christian invece ci sarà la versione per la radio, quindi un po' più colorata, montata, molto bella e molto figo. Casinaio.
Esatto. Confermo la pagina Instagram Face of Italia, che adesso lo scrivo direttamente qui perché non ho il link a disposizione. Qui parliamo di hockey su ghiaccio, abbiamo già fatto peraltro il contenuto nuovo della storia delle franchigie, peraltro possiamo già dirlo domani, pubblichiamo tre post e a me tocca Columbus come squadra, aiuto, però la divisione è quella. Anche Doc e Matte saranno protagonisti. Face of Italia, mi raccomando, seguiteci. Poi, altra cosa, tornando su YouTube, possiamo dirlo, Cristian, adesso non so se possiamo già darci l'ok a Certo, vicenda, oltre, diciamo, il contenuto della diretta per la radio, io e Cristian faremo un video insieme. Argomento, niente spoiler, però sul canale di Cristian uscirà un video di, possiamo dire, storytelling, che è il suo forte. Seguite i video di Cristian perché sono clamorosi sullo storytelling narrato, è top di gamma. Faremo un video insieme su una partita che ci ha molto appassionato e non diciamo altro. Con calma, lo metteremo in produzione a metà luglio, poi vedremo con calma quando pubblicarlo sul canale, di Puma. Altra cosa, e poi mi taccio, il 31 luglio, sempre a tema Baseball, sul mio canale YouTube, che lo trovate sempre in descrizione o sul mio profilo Instagram, video dedicato alla trade deadline, che è uno dei format, dei must che faccio in solitaria sul canale di Baseball. Quello guardatelo perché faremo un spunto di chi è andato dove, cosa può spostare nelle varie squadre, eccetera. Quindi vi aspetto numerosi e ringrazio sempre Andre e voi amici che ci avete seguito in questa grande diretta. Grazie a te, Teo. Grazie a te. E vabbè, il prossimo giro ci devi essere anche te. Ci devi essere anche te, assolutamente. Assolutamente sì. Passiamo all'ultimo componente del nostro gruppo, ma non per importanza, il buon Cristian Pumazeta. Bentornato, Cristian. Ci Grazie. sei mancato un sacco. Io Ci sei mancato. vi ringrazio veramente di cuore di avermi riaccolto in questo poker di discussioni. Mi dispiace essere stato un po' approssimativo magari nelle mie chiacchierate e non sono un bravo oratore. Non a caso faccio video non in presa diretta, ma montati, ecco. Ma al di là di questo mi diverto sempre tantissimo e grazie di cuore. Mi potete trovare su YouTube, il mio canale si chiama Pumazeta e sì, faccio appunto video soprattutto incentrati sullo storytelling, esclusivamente sullo sport più bello del mondo, il baseball. Tra l'altro, iscrivetevi perché sta per arrivare a 700 iscritti. Sì. Quindi, Sarebbe molto assolutamente, piacevole. ass iscrivetevi perché così metti io vicino ai 300. Cristian è vicino ai 700, io ho Arriviamo a superato 1000. da poco i 1000. Quindi creiamo una bella community Bello. che facciamo un bel gruppone. Grazie Cristian, Grazie a grazie di voi. essere tornato. Davvero, grazie a voi. Manco solo io, quindi ragazzi, grazie intanto a voi tre, innanzitutto, a tutti gli spettatori che ci hanno seguito questa sera. Io sono, Soprattutto. io ripeto, sono Ah! Andrea, sono l'amministratore della pagina. Cosa è successo? Cosa è Andre, scusa, successo? no, sono stupido veramente. Parentesi velocissima, scusami se ti ho interrotto, mi Vai, vai, vai. perdonerai. C'era la novità che mi sono totalmente dimenticato, il nuovo podcast che ho lanciato con un altro Bravo, ragazzo, bravo, Francesco. bravo, Mi ero bravissimo. dimenticato di dire nei vari spammer, ero agitato, ero emozionato, mi avete emozionato, colpa vostra. E quindi lo trovate su Apple, su Spotify, su Spreaker, si chiama Ballpark Stories. Poi comunque trovate il link nella mia pagina, comunque è pinnato nel post. È uscito il primo episodio parlando dei Cubs, dei maledetti Cubs, è in cantiere il secondo. Abbiamo avuto un problema tecnico con lo studio, ma adesso stiamo riregistrando e verso la fine della settimana dovrebbe uscire il secondo episodio. Non vi dico niente, nessuno spoiler. Vai. Scusami Andre se ti ho interrotto, No, ma era vabbè, tra doveroso, mi ero l'altro, dimenticato. ascoltatelo perché Matte e Fra sono No, veramente, infatti, veramente bravi. tra l'altro, bravi, volevo dirtelo, non te l'ho detto, te lo dico qui in diretta, guarda, così ci sentono tutti. Grazie. Bravi, 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 Grazie, sono mi è piaciuto troppo un buoni. sacco. Mi è piaciuto un sacco. Comunque, dicevo, io sono Andrea, sono l'amministratore della pagina, seguitemi e seguiteci su tutte le nostre pagine, MLB doppio underscore Italia. Come ha detto Matte, come ha detto anche Orso, io sono uno dei quattro amministratori della pagina Face of Italia. Lì si parla di hockey. E poi niente, seguitemi anche sul mio profilo personale se lo volete, lo trovate pinnato nella pagina. E niente, ragazzi, io appunto vi ringrazio. Ringrazio tutti gli spettatori che ci hanno seguito questa sera. È sempre un piacere, è sempre fighissimo fare queste cose. Quindi io mi diverto un sacco.
E basta, ragazzi, ci vediamo ad ottobre. Ci vediamo prima dei playoff per un'altra diretta. Vediamo quanti pronostici avremmo sbagliato. Che dite? Tutti, come Quasi sempre. tutti, Sì, probabilmente. palese, ragazzi. Con molto Comunque, piacere. è un piacere, sempre come sempre. Ci rivediamo prestissimo. Ciao, ragazzi. Ciao a Buona tutti. notte a tutti. Ciao, Buonanotte ragazzi. a tutti. Ciao, ciao a Ciao a tutti. tutti. Ciao, ciao, ciao.